grandissima assenza, sappiamo di esservi mancati in questi 40 secondi. Perdonate, cioè. E bom. Mi dica, E riprendo. sì, vadi, vadi, vadi. Passeggiando per Detroit siamo un altro androide, quindi un'altra storia del gioco. In realtà è ancora venuto fuori ancora cose, ma vabbè. Non capisco come Siamo dei bravi bimbi, aspettiamo il verde del semaforo. mai. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, dopo pranzo Ecco. la. Cioè, dopo cena lo aggiusterò. Non so perché me lo vede così. Forse devo farlo Droni che da volano, pubblicità gigantografiche ovviamente della Cyberlife, che è la là. Là? produttrice degli androidi, l'azienda produttrice, la casa madre, giusto? Esattamente. Luciano. Non lo ricordavo. Ciao, un bacino sulla guancia a tutti quelli che ci stanno seguendo. Mandatelo nel deposito 7. Chissà Deposito perché non 7. mi. Questa invece era me. Abbiamo un suonatore di strada. Mi piace, zio, adesso ti do una monetina. Ah no, ok, no, non era aggiornato qua, ma in teoria adesso è giusto. Sei anche carino. Però non posso dargli la monetina perché io non ho una moneta. Siccome io sono un androide curiosone, vado anche a vedere. Ah no, non posso andarci. Vabbè, Non ovviamente ancora, non è detto che tu non ci possa andare. ci sono quelli che protestano. Quelli che protestano perché ormai il mondo è strapopolato. Esatto, il mondo è loro. Perché Non è ormai gli loro. androidi Loro sono fanno. schiavoli, Appunto, poverini, nel sono senso, il mondo schiavoli. è in larga parte popolato da loro che però fanno tutti i lavori che le persone non fanno più. Esattamente. Tutti i lavori in realtà. Il problema è che fanno anche Simbolismo quelli. anywhere. Ezio Simbolismo, Ricchi, metafore più che anch'io. Penso altro. che sarà molto diversa come gioco, però cacchio, parla di Cyberpunk 2099, deve essere un gioco che uscirà un capolavoro, Ovviamente secondo me, no? le persone rimangono senza lavoro, sono incazzate e protestano. Devi andare da Bellini. Andiamo a cercare il negozio dove dobbiamo Sbellini andare. like tortellini. Bellini. Cocktail anni 80, categoria, scegli. In realtà non puoi entrare da nessuna parte perché tu devi obbedire. Bellini Paints! Io volevo guardarmi un po' in giro. Ah, ecco, avevo visto. Ah già, perché questa parte l'avevi fatta. E poi Questa sei parte arrivata a l'ho Cara fatta, ho ed fatto anche la è prossima di Cara e poi basta, ci siamo vero. Guarda che lui fermati. ti suggerisce di usare R2. Vabbè, ti fa vedere dove devi Sì, andare, ma era ci fa giusto vedere per. che comunque dobbiamo entrare nel negozio di pittura, però Yeah! mi erano molto carini questi poster del cinema tra 20 anni. Non è che sia cambiato molto. Ma guarda, io, scusa, io intanto rispondo a Ezio che mi sta scrivendo, lui parlava di Cyberpunk 2099. Io una volta ero molto. Non mi piaceva nulla in prima persona, però ti devo dire che col tempo, anche la prima persona ormai. Identificazione completata. Secondo me è più un ostacolo Mi mentale. piace questo suo sguardo distaccato e Non sono il vero fascinoso. eroe, tutto quanto sei. Sono solo Di stato l'eroe Marcus. della È guerra. perfetto, cioè è Controllerò proprio un volto l'interno. carismatico. Allora, tra l'altro. Paga. Sì. Paghiamo tutti così, raga, vi Paga. prego. No, fai benissimo, Ezio, ci Transazione completata. mancherebbe. Tra l'altro, una delle polemiche dicono che tra i tre attori lui è quello meno espressivo. Quello più. Beh, vedrai, in effetti lo è, ma. Io non ho capito se è una cosa voluta, cioè registica, perché vedrai più avanti, se lo sono androidi comunque, che espressione devono avere, sono androidi. Andando avanti, mentre gli altri due, in base a come ti comporti, però avranno espressioni sempre più umane, lui in effetti ha sempre questa faccia un po'. E non capisco se sia una scelta registica o
Oppure se sia un po' un limite dell'attore. Io non guardavo coso per Grey's Anatomy, quindi... Durante il gioco ti farò sapere le mie impressioni. Al momento lui mi sembra carismatico per il ruolo, perché comunque è... vedrai. Mi piace il suo sguardo, che ha questo distacco, ma allo stesso tempo è... Ma infatti se è voluta è una cosa figa, solo che a quel punto avrebbe dovuto esserlo di più anche gli altri due, credo. Adesso vediamo. Comunque, è un dettaglio del cazzo, perché è tutto bello lo stesso, però... Eccolo qua, lo sapevo che mi sbarrava la strada, lo stronzo. Stronzo fino a un certo punto, perché capisco anche le sue motivazioni. Calcola che per loro sono cose. Sì. E in effetti si comportano da cose, eh? Mi piace il tema alla fine del razzismo, che vedrai più avanti. Proprio trasposto, né più né meno. Però fino a qua loro sono macchine. Sì, assolutamente. Infatti l'errore di base è crearli così simili agli esseri umani, perché è automatico che uno provi empatia se lo fai uguale a un essere umano. Esatto. No, d'altra parte è sempre il giocare a fare Dio, e dice, cazzo, possiamo autoclonarci e farli lavorare. Carare lei. Se lo danneggiate, devo sanzionarli. Il chip giallo che fa fatica. Diventato anche rosso per un attimo, perché sotto stress diventano... Okay. Collaborazione dati. Sono d'accordo. There's a glitch in the matrix. Gli androidi ci rubano il lavoro. È vero, ma non è colpa nostra. È colpa di chi gestisce la cosa. Anche qua è un discorso abbastanza completo. Per questo che mi piace parlato. Che si tirino fuori queste tematiche pese. Forse ne abbiamo parlato. Una cosa è una tematica che si sfiora, perché loro la sfiorano ovviamente, ma che in realtà è molto realistica. Perché se non si cambia realistica il sistema come? Economico, questo è il destino. Nel senso che le politiche economiche dei padroni del mondo è di distribuzione della ricchezza. Esatto. Perché la gente non avrà potere d'acquisto, perché non ci sarà lavoro. Si switcherà verso governi più totalitari. Ma e così quello via. Più che altro è proprio che collassa il sistema, perché se tu non dai alla gente il modo di comprare in una società consumistica, se il lavoro lo fanno. Se imposti la società come in quel modo. Perché se devi guadagnare per spendere, perché in un sistema consumistico devi guadagnare per spendere, se tu mi dai togli la fonte di guadagno, io non posso spendere. Quindi tu, grossa ditta, non hai più acquirenti e quindi. Questo che bisogna pensare, sì, una ridistribuzione. Restano anche sempre lì sul livello esatto. del minimo. Cioè, paradossalmente, per il bene delle aziende dovresti pagare tanto per lavorare poco. È paradossale, però se ci sono le macchine a fare il mestiere tuo, è l'unico modo per continuare a produrre. Se si vuole continuare a produrre in questo modo, se no si può cambiare tutto. Però, ragazzi, di sto passo, scusate la filosofia. Anche per quello che comunque giochi del genere sono così coinvolgenti. Perché sì, perché poi non è che... questi aspetti molto... Questa cosa la sfiora il gioco, perché è una roba, è un leitmotiv, ma non è un preponderante. Penso se la trattassi addirittura. No, tratta altre tematiche molto interessanti. Però anche questa cosa... Dinamiche più sul piano umano, più intimo. Però è bello vedere come anche in una scena così banale, dove noi siamo semplicemente andati nella piazza, abbiamo camminato, abbiamo ritirato un pacco, comunque sono successe delle cose, c'erano delle possibilità che non abbiamo esplorato. Sì, perché tu l'altro giro infatti non le hai fatte. Ti ricordi? Ah, giusto. Potevo leggere delle cose, potevo guardare un predicatore, potevo essere ammonito dal predicatore. Scusate se parlo di me al femminile, anche se il personaggio è maschile, ma comunque io ripeto, siamo lì. Dipende, anche lì. Oggi se siamo ti gender fluid. Nel beh, quello va anche sempre, non è un problema. Aspetta che tanto rispondo a un paio di robine. Ecco, qui la c'è buona Cara e vecchia che torna a casa con questo uomo dall'aspetto molto raccomandabile. È un bellissimo signore, tu non capisci. È un signore di istinto. Di apostrofo di istinto. Allora, torniamo su. Ok. Ovviamente noi siamo di parte e oh, parla per te, cosa vuoi? Facciamo un plauso al doppiaggio.
doppiaggio italiano, che facciamo comunque è di tutto rispetto, visto che in questi tempi viene sempre criticato. Ah, poi sono... Io ho guardato anche queste due scene nella versione originale, ovviamente sono meravigliose, però comunque il plauso va assolutamente al doppiaggio italiano. Deve pulire a casa, fare le lavatrici, cucinare, occuparti della... della cosa! Porca puttana, ma che cazzo è finita quella cosa? Eris! Quanto Eris. Amore, quanto amore! The little brat! Poi anche di qua così! Eris! Conti, bagno, tutte quelle cazzate! Capito? Sì, Todd! Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra! Sì, Todd! Sarà la tua schiava, Todd! Ok. Mi è piaciuto da morire, tra l'altro, il sorriso materno e fugace che lei ha subito fatto alla bambina, perché giustamente è programmata anche per questo. Sì. Ma quanto sarà la programmazione? Quanto sarà? Sì, faccio così. Togliamo subito la merda di Todd. Oh, merda di Todd. Dalla casa, dal salotto. Sì. Fabio scrive localizzato veramente bene. L'hanno fatto loro. È vero, nonostante le polemiche, Fabio, devo dire che invece anch'io sono. Perché sto andando dove c'è la lavatrice? Devo Perché pulire no? il salotto. Vai anche lì. Secondo me. Ricordati R2, pigia. Sempre R2. Lo pigio. Perché ti dà un zaggo di suggerimenti. I love to pigiare. Tra l'altro parlo solo della demo e del prologo che ho giocato, fatto da Dio nonostante non sia stato doppiato a video ma solo ad audio. E vabbè, che te l'ha detto zio, tu cosa sai? Oh, io non posso parlare, non posso dire niente. Mode, mode, io ho filmato una cosa che si chiama NDA e non posso dire quello che so e quello che non so. Bimbina, lo sappiamo che sei orripilata dalla situazione. Bene. Ti ricordi che l'altra volta ti ho fatto fare una cosa? Dimmi. L'altra volta ti ho fatto fare una cosa qua con lei. Che lei si messa a giocare. Ah, giusto. Giusto, ma no, adesso lo accendo il robottino che pisce il pavimento. Prima finisco di pulire la merda. Il robottino che piscia. Invece che pulisce. Il robottino che piscia sul pavimento. Fai tutte le cose opzionali. Tutte falle. Le tutte. Faccio tutte. Tutto faccio. Tutto. Tu mi dici quello che devo fare. Io cerco di essere. Visto che questa l'hai già fatta, ti dico qualche cosa. Ma dopo non ti dico più niente. Qui non è a tempo, giusto? No, per adesso no, però un pochettino sì. Nel senso che non so se puoi andare veramente avanti. Non ho idea, sinceramente. Credo che più che a tempo, se fai nell'ordine sbagliato le cose, non ne puoi più fare altre. Ok, torniamo in casa. In teoria puoi anche guardare l'autobus. Facciamo questa cosa estremamente grama di fare la schiava di casa. Non devi venire più qua? Non può guardarlo? No, sì. Okay. Solo per vedere che gli androidi vanno dietro e gli umani vanno davanti. Ok, e questo l'abbiamo visto nella scena con Marcus, che ricorda pericolosamente la divisione tra... bianchi e neri che c'era una volta, che avevano anche loro la loro sezione dei mezzi pubblici. Enica. Cosa sta facendo, tra l'altro? Lui sta ansimando in maniera... Lui sta ansimando e vedi? Capiamo che assume un qualche tipo di droga. La gioca. Pulisci. Prima volta che ho giocato questa scena mi stava già salendo una bella ansia, perché comunque questo contesto familiare così carino, così pacifico, ovviamente. Fin dove siamo arrivati noi l'altra volta? Che tra poco si comincia la parte nuova. Sei arrivata sicuramente ad analizzare di sopra. Sì. Poi... Ah, ok, siamo passati la scena dopo, perché è vero, no, ok. E poi... Qui è appunto, chiuso. Sì, nel senso, ho chiuso questa scena e poi dopo basta, ci siamo... Eris, farei meglio a smetterla subito. Perché ti provoca sempre? Non ti provoca, zio, sei tu che sei completamente pazzo e maniaco. Mi provoca sempre.
e drogato. Che anzi, e disagiato. Ciao Marta. Ciao. Allora, ho ordinato il componente mancante. E adesso che sia il buon Caruso. Agli androidi ti li tirano dietro più, tipo la PS2, praticamente sì. No, avevo letto, se non ricordo male, costano intorno agli $8,000. Una roba del genere, però non sono sicuro. Mi pareva che fosse una cosa del genere. Quanti spettatori ci sono? Siamo a quota 6 adesso. Ciao 6 spettatori, l'avete vista, vero, la mia maglietta di Life is Strange, bellissima. Sei vista perfettamente. Perfetto. Pulisci, donna, pulisci! Pulisci, schiava! Come dice il detto. Puttana, ritiro. Qui c'è tutto. Todd che sta ancora venendo nel cervello. Ah, ecco che qua devo fare le carezzine. Sgratinare, esatto. Devo sgratinare il controller per pulire i piatti, è una cosa molto carina. Però Marta, è un investimento, no? Tu spendi 8.000 euro e risparmi in tutto il resto. La bambina mi sta guardando. A parte che è un grosso Alexa di Amazon, perché fa anche gli acquisti. Ah, beh, sì, è vero. È un grosso... Noi sorridiamo alla bambina perché è tanto carina, perché siamo un android molto materno. Capitan Spirit, sì, l'ho giocato. Alla mandorla non è piaciuto tantissimo. Io l'ho trovato tanto lento. Molto lento. Ho riguardato il gameplay stamattina di Capitan Spirit. Cazzo, lento, raga. L'ho trovato molto lento. Però interessante, devo dire che non mi dispiace. Sono molto curiosa sulla Life is Strange 2. C'è anche Saru. Secondo me ha appena detto Life Saru, is Strange si è palesata. Tu sei cattiva perché non mi caghi. E in stipendio, in effetti. Ok. Adesso ti spezza le gambine. Sai che posso guardare qua? È sempre R2. No, era apparso L1. Ha portato ad una sì, birra. Sì, ma okay, L1 ti serve per vedere nel dettaglio delle robe. Ah, ecco, potevo guardare la TV. Stai provocando un incidente stradale, Salma. Sto provocando un incidente stradale. Saru ha scritto: ciao, scusate, sono in auto. Giustamente Marta. Saru guida bene, guida con prudenza. È più o meno quello che gli ha detto Marta. Poi ha detto, però Saru dice: non sto guidando io, quindi. No, no, controlla. Passo di sopra. Ti avevo detto di no! Ti avevo detto di no! Oddio, scusami. Niente. Scusate, cioè il mio software è molto più lento di quello degli Android. Adesso non puoi più vedere delle robe. Non posso più vedere delle non robe. Non puoi uscire. Scusate, ho promesso che non bestemmio oggi. Quindi qua non posso fare niente. No. Scommetto che potevo fare il bucato. Esatto. Ecco. E che veniva fuori una roba interessante facendo il bucato. Mm-hmm. Perché in realtà trovavi una cosa. Però vabbè, niente di... Allora qua... Letti, no? Sì, sì, li avevo letti e scopriamo ovviamente che Todd è senza lavoro da non si sa quanto. Che ha perso fiducia e insomma... Probabilmente anche lui ha delle dinamiche psichiche che lo portano allo stato in cui è. Ovviamente ciò che si comprende non si deve per forza giustificare. Assolutamente. Sentite la voce? Sentite la voce? Tu l'hai riconosciuta? Sì. Ok. Ciao Bulma. Ciao. Bene, siamo dei bravi androidi e quindi non guarderemo la TV al posto di fare quello che ci è stato chiesto di fare. Faremo il letto.
bellissimi tutti i dettagli di questo gioco. Sì. Absolutely yes. Pulisci! Cos'è? Zan 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 zan. Cos'è scivolato fuori? Dun 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 dun. Cos'è? Guarda quel vestitino. Non ci fa vedere che cos'è? No. Ma come? Era importantissimo, lo so. Pulisci. No, hai preso la rivista. Ho preso la rivista, va bene. Capiamo che Todd era uno che seguiva lo sport. Che segue lo sport, che guarda le partite. Comunque. Beh, anche perché giusto la guardando. Prezzo della vita. Pensa che poi vedrà adesso, non so se leggeremo. Anche questo è un tema discussissimo. Vita e morte decise dai veicoli senza dopo. Pilota. Ma guarda che sono tutte le riviste, sono tutte interessanti. In realtà ogni volta che ne prendi una la guardi nel menu, ti viene salvata, quindi non c'è bisogno che le leggi. Okay, se vuoi te le puoi leggere. No, invece me le leggevo perché non sapevo sta cosa. Ok. Infatti, come ti dicevo prima, ho perso completamente una scena perché mi sono messo a leggere tutto. Cioè sono la base ancora nebulosa. Io ho degli amici che lavorano su queste cose. Marta mi ha proprio scritto: non fare come stai, non leggere tutte le riviste. Ok, ricevuto. I miei amici mi conoscono. Ricevuto, boss. Però è bello perché comunque non è facile conciliare l'etica umana con la costruzione di una macchina che comunque deve scegliere un'etica. Cioè, bellissimo. Saru dice, non uccidere nessuno che io non ucciderei. Ti sta caricando di molte responsabilità. Ma l'etica della macchina, sì, in realtà in teoria se tutte le macchine sono elettriche non ci dovrebbero più essere incidenti. O no? No, però la questione sulla robotica del sto per investire questo, cioè investo una persona piuttosto che due. Ah. Ci sono i vari dilemmi etici che non sono facili da codificare. Sì, perché ecco, mi è fatto venire in mente Io Robot. Te lo ricordi? Sì, mi ricordo. In Io Robot a un certo punto Will Smith sta per annegare insieme alla bambina. Spoiler! Vabbè, però è uscito una vita fa. Il robot, l'androide, si lancia e salva lui perché lui era più vicino e più facile da salvare, c'erano più probabilità che lui venisse salvato, e lui tu giustamente dice sei una merda, non dovevi salvare me, dovevi salvare il bambino. Che è la reazione umana, ovviamente. Certo. Ovviamente non è solo drogato, ma è anche alcolizzato, nel caso non si fosse capito prima. Fa di tutto ciò che gli capita sotto mano. Qualsiasi atteggiamento sapone, autodistruttivo, di fuga umana possibile. Quindi poveraccio, magari non è nemmeno così. Oppure sì. Antidepressivo, ci mancherebbe. Zan 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 zan. Abbiamo una pistola, ragazzi, nel cassetto della camera. Lucchetto. Ovviamente, visto che c'è un lucchetto, dovrò usarla dopo. Non sarai obbligata. Non è detto che sarà una possibilità. Non è detto che devo usarla per forza. Sai mi che chiedo c'è cosa una di simpaticissimo faccia lui dopo. Ma già. Adesso qua devo pulire il cesso dove lui ha appena anche cagato. Anche qua non sei obbligata. Ma io sono programmata per pulire, quindi pulisco giustamente. Pulisci. Pulisco la cacca. L'altrui cacca. Così la è. Cacca al tesoro. Bagno. Sistema le bottiglie e riponi i vestiti sporchi. Ah, le bottiglie inteso no. Queste bottiglie. Esatto, cioè, cazzo, beve pure in bagno. Esatto, Marta. Pulisci il pavimento. Io offro le carezzine al controller. Facciamogliene tante, tante. Non sarò volgare, raga. Tutte le battute zozze che mi verranno in mente non le farò. Quindi oggi sarò me stessa, ma non troppo me stessa. Sono d'accordo, Ezio. Ezio dice, ma come si fa a comportarsi così male con un essere così carino? Vedrai poi che gnocca che divento. Non che così, non meriti, però. Che altro?
altro, è proprio, non lo so, ti dà questa sensazione di bontà intrinseca, cioè... È stata progettata per essere così. Bene, in bagno ho finito. Sì, mi sa di sì. Non di... sì, perché... Passo alla cameretta della bimba. La bimba spaurita, poraccia sta bambina, sì, cioè avrà dei traumi da grande che la metà basta. Ci vogliono tutti, d'accordo? Vero. Io ho avuto dei traumi per molto meno. Marta dice che Cara è da proteggere. Ci proviamo, la proteggerò con tutta me stessa, perché la adoro. Mi metto un pelo più comodo, se riesco. Allora. Scusate, ogni tanto faccio ancora la mongola con i controller, con i controller, i comandi. Ma il controller è giusto. Sai che non l'ho capita, Ezio? Andrò a cercare. Perché è traumatizzata. Scusa, non la conoscevo. Ezio, magari tu la sapevi sta cosa. Ezio mi scrive tempo di cercare su Cough Rule 34. Cough. Vado a cercare Rule 34 che non sapevo cosa fosse. Rule 34. If it exists, there is porn of it. In effetti. Non le voglio chiedere della madre perché ho la sensazione che sia successo qualcosa di orribile. Cosa ti piace? I tuoi No, saviamo, cara Marta, tranquilla. Non gliela lascio ammazzare. Ma perché pure lei può essere ammazzata? Chi può dirlo? Porca miseria. Non è vero. Oddio, ho fatto un gognino. In realtà niente. No, io non ti dirò niente, ti lascerò fare tutto. Questa bimba poverina avrà già visto l'impossibile, avrà già vissuto delle robe orribili. Il mondo. Probabilmente è successo qualcosa di orribile anche a noi e quindi adesso ce lo sta comunicando con il silenzio e un gesto che vuol dire tutto, ovvero ci ha dato la chiave di questa scatola. Zan. Ovviamente ti pareva che non ci fosse la foto della famiglia felice. Guardale bene le foto. Un quadrifoglio. La mamma c'era. Lui era molto diverso. La bambina sanguina. La bambina si è fatta male. Chissà chi le avrà fatto male. Forse quell'orco che lei ha disegnato al posto del padre. Tanto sempre si è saputa il bambino. Ovviamente che se l'è presa anche con me, lo davo per scontato. E certo, perché ci ha rotto in mille pezzi chissà quante volte a questo punto. Software elabora. Scusa, io intanto leggo. Marta diceva: no, save cara dalla Rule 34. C'ha ragione. Salviamo cara in tutti i modi possibili e immaginabili. Non vi preoccupate, farò del mio meglio. Avete visto la mia maglietta di Life is Strange? Non si può tornare indietro, raga. Qua devo fidarmi delle mie decisioni. Sì. Chissà come mai lo pensa. Non fa niente del cazzo. Chissà come mai. Il lavoro non si occupa della famiglia. Questa si chiama dinamica genitoriale proiettiva. Quando un genitore si fa schifo da solo e anziché occuparsi di farsi schifo da solo, lo proietta sul figlio. Mio amore, non è vero. Dillo! Dillo che mi odi! Sei tu che ti odi.
caro mio. Che così traumatizzi una bambina. Marta dice tutto il vortex top. Scusa. Mi dispiace. Hai rotto i coglioni. Sai che ti voglio bene. Raga, c'ho i feels emotivi che proprio mi stanno subbugliando. Subbuglio. Finisci di pulire. E adesso parto. No. È un ordine. No, mi sa che qui abbiamo fatto tutto. Vediamo. Pulisci la stanza di Seth. Vado. No. Anche perché è in bocca al lupo. siamo arrivati fin qua l'altra volta, quindi da qui in poi è tutto nuovo. Ok, qua abbiamo esplorato tutto tranne le cose che ovviamente ignorando bellamente la tua esortazione non abbiamo esplorato nel piano di sotto. Tanto freste. E niente, abbiamo già della bella ansia che sta. Marta, ma ti pare? Non so cosa da scrivere. Ecco. Da qua in poi. Da qua per me è tutto nuovo, raga. Quindi sono pronta al clou della storia. Siamo di nuovo Marcus. Siamo di nuovo quest'uomo da questi occhi stupendi. Secondo me anche questa parte ti piace abbastanza. Complimenti per la reggia. Lavora bene, è un lavoro reddito. Marcus è l'androide di una persona molto ricca. Chissà come lo tratta. Mi piace questa cosa che possiamo guardarci allo specchio, è molto... Abbiamo fatto le nostre commissioni mattutine. Posso fare una cosa qua. Mangiarti gli uccelli. Finiti. Ma da... No! Sì. Ma che cazzo di senso ha avere gli uccellini finti, zio? Non so, finti? Come ti permetti? Non sono finti. Li accendiamo e volano. Ma no, che tristezza. Non ci sono più gli uccellini veri nel 2038. Secondo me sì, ma non stanno in gabbia. Magari gli animalisti hanno fatto in modo... Ah, potrebbe sì. Però così Marta dice l'ho detto anch'io, che tristezza, uguale. Che tristezza. Su quel cuscino c'è una farfalla. Pensa che mi scrive un altro contatto dicendo che vedendo questo video ha deciso di comprare Detroit, che ha smesso di guardarci perché così lo compra. Ah, e che da dentro un altro gioco, non dico che gioco, è... Mi piace questo painting. Chiunque l'abbia fatto deve essere uno bravo. Stai tentando di pre-spoilerarmi le cose che vedrò tra 2 secondi, tipo... Oh, abbiamo anche un reperto archeologico in casa. Minchia, deve essere pieno di soldi questo pieno. Qua. Questa qua. Pieno, è vero. Che ne sai che non è una donna? Infatti ho detto questo qua o questa qua. Ah no, aspetta, c'era scritto Carl, che è lui tra l'altro. Che vedo che... Allora, prima di svegliarlo, vedo se... Ci sono altre cose da fare. No, va bene, allora vado a svegliare il mio bagione. È tatuato, Carlo. Buongiorno. Beh, buongiorno. Sono di 10. Ci vediamo se c'è la data di nascita, adesso del 60 qualcosa, lui con probabili precipitazioni pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere il colore che mi ha donato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra te e Romanos. È un pittore. È un vecchio pittore. È un vecchio pittore. Vai tranquilla, Marta, scrivi senza problemi. A me fa solo piacere. Le medicine del 2038. Carlo, che carino. Carlo, su, fa il bravo.
Eh beh, è il suo badante sostanzialmente. Ma che belli occhi che c'ho. Scusate, continuo a ripeterlo. Secondo me molte persone sono d'accordo. Tutti questi sforzi per farla funzionare. I tuoi vestiti non è niente. Un paio di contestatori è stata carina. Che bravo, idioti. Chi vuole bene? Il progresso non ha menato qualche eroe. Spero non ti abbia fatto male. Oh no, no. Mi hanno scontato la carina. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Raga, mi sto già commuovendo. E non è ancora successo niente. Sì, perché quest'uomo è evidentemente solo e... niente. Ve l'avevo detto che sono iperemotiva. Però ha questo androide che gli vuole tanto bene e si vogliono bene. Ha anche una bellissima sciarpa, vorrei dire. È una bellissima casa da straricco, che l'abbiamo già detto però. Che bella la sciarpa, è vero. Ah, questo, insomma, questo vecchio non scorbutico. Sì, l'innovazione della tua prospettiva base è stata moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la presenza. Fai divertire un po', sì. Esatto, gli faccio fare un po' di giostra. Oh, io da vecchia, se sono sulla sedia a rotelle, lo voglio. Le solite idee, ho già risposto io. Però voglio un androide badante super figa, come quella del menù. Hai notizie di Leo? No, no, Carlo. Posso chiamarlo se vuoi? No. No, no, ce ne rimani su. Quanta tecnologia, quanto sfarzo, quanto lusso. Caga soldi liquidi dal catetere sto vecchio. Negoioni. C'è un museo al posto della casa. Beh, li ha fatti lui. No, beh, gli scheletri di... Li ha fatti lui. Non penso... Ho visto Jurassic World l'altro giorno, che trashata, raga. Non l'ho ancora visto. Che trashata. Io sono un robot ribelle, quindi vado davanti alla tele. Ma poverino, non lo fai mangiare. Beh, sto andando, no? In realtà no. Ah, ok. Dove devo andare? Dove? Non si vede? Vabbè. Non si vede, ma è la cucina. Vai dritta davanti a te. Lì. Mi pare. Qua? Mi pare di sì. Ah, sì. Minchia, che cucina. Però è comunque, per essere il 2038, all style, perché c'ha tutte le antine in legno. Sì, infatti mi fa caccare. Odio la radica. Però dai, fa comunque la sua porca figura. Ma ah, eccolo qua. Il vassoietto. Il vassoietto. Quindi io avevo già preparato tutto, in realtà. In realtà sì. Anzi, in teoria potevi come anche... Come fa a non essere freddo che sono stato in città? Sì, assolutamente. Tra le altre cose potevi portargli la jazz al tavolo ancora prima che lui scendesse. Ah. Mentre dormiva, in teoria potevi già portargliela lì. Forse l'ho anche fatto. Ma c'hai i fichi? Mi fai mangiare i fichi? I fichi dolci. I'm sorry, I'm nosy but not precise. Grazie. Televisione. Prego, caro. È un piacere. Ma guarda che... Che caraffa. Old Stilets.
Trovo qualcosa da fare mentre faccio colazione. Va bene, capo, gli ordini. Ok, capo, infatti gli ha detto. Ah, non gli ha detto ok, Carlo? No, sai che gli ha detto ok, Carlo. Guarda il televisore in mezzo alla stanza, è figato. Ma c'è anche una giraffa in tutto questo. Ci si diverte come si può. Ma che carini questi... scacchi. Scacchi. Ok. Beh, anche il tavolo è bello, la scacchi. Mm. Il mondo è sempre tondo tra 20 anni. Ma insomma, i terrapiattisti non sono d'accordo. Scusate terrapiattisti, non voglio urtare la vostra sensibilità. Marcus, sono un cazzo di vecchio che mi fai il becco anche tu, c'ho un colesterolo a 3000. È Marta sempre. I grassi saturi. Chissà perché ho la netta sensazione che questo androide saprà suonare il piano meravigliosamente, perché alla fine è un artista. Tu devi scegliere tra questo, suonare il piano, giocare a scacchi e un'altra cosa. Gioco scacchi da solo. Ti dice che giochi da solo. Ah? No, voglio suonare il piano. Perché mi sento artista oggi. Marta, oh. Ma sì, di qualcosa si deve morire. Cosa devo fare? Aspetta, il touch, non mi ricordo se devi dare, forse devi semplicemente dare un tocco ogni volta che appare quella roba lì. Eh sì, no, devi dare tanti toc. Dai tu un ritmo. Sapevo che era un genio a suonare il piano. Sentite che roba, mi sto commuovendo, cazzo. Anch'io voglio un Marcus. Posso smettere quando voglio, immagino. Sì. È un po' come la contemplazione di Max. In realtà se continui a pigiare come una matta, forse arrivo con la fine della canzone. Questo è il tema del gioco. Forse devi smettere. Vabbè, comunque mi piace tantissimo questa melodia. È veramente lui ovviamente bello. Mi ascolta. È cambiato il modo di suonare. A volte penso che tu abbia più umanità da molti umani. Un giorno non potrò proprio avere cura di te. Dovrai proteggerti da solo. E Marta dice che la prima rana era tormentatissima perché voleva un Marcus drammatico. A questo mondo non piace chiedere su Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Quanto mi vuole bene. Mi vuole un sacco di bene, io sono molto commossa. Ma penso che sia anche lui ti vuole bene, ma è anche tanta saggezza. Mi sta dando la sua saggezza perché mi vuole bene. Ah, scusa Carl. E tu lo lasci lì. Dimenticavo. Brava, e tu lo lasci lì. Ma Carl lo amiamo tutti. Ma Carl non si può spingere da solo, quindi. Non lo fa, ci sei tu. Giustamente, che cazzo. Va bene tutto però. C'ha l'androide, si deve pure spingere da solo. No, questo per me si affatica comunque. Vabbè, immagino. Se è necessario lo fa, però. Che grafica c'ha sto gioco? Che grafica c'ha?
Marta dice: ma poraccio, non c'ha voglia. Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Ah, perché è tutto. È tutto vetro. È grosso! Cioè, questo è il suo studio di pittura. Raga, lo voglio anch'io sto studio. Quando facevo Brera l'avrei voluto anch'io lo studio così. Con tutto il vetro intorno, ma che figata. Bellissimo. E questo è il quadretto che sta facendo. Quadretto? Il quadretto. Piccolino. Un po' come la Gioconda, no? Sì. Con le dimensioni. E ovviamente cosa sta dipingendo? Una cosa che sembra a me. Te. Ma proprio te. Sì, io mandorla, sì, esatto. Sta dipingendo Marcus perché è la sua vita, è tutto quello che ha. Esagerata. Cioè, almeno mi sembra una cosa anche molto poetica, Marcus, molto. Ma beh, è un volto enigmatico che però ricorda, almeno mi sembra che ricordi lui. Magari può essersi ispirato, infatti. Intanto tu devi pulire. Ah, giusto, io stavo guardando, ma in realtà devo fare le pulizie anche nello studio, giustamente. Ma lui è già finito. Non hai pulito niente, ah, brava! Non mi lascia fare niente? Eh no, perché ci messo troppo, ti sei messo a guardarlo. Ha dato due pennellate. Ok, quindi... Che cattiva andrà. Devo ricordarmi che c'è del tempo. Il tuo verdetto, Marcus? Cioè, fammi capire. Tu hai lasciato sto dipinto presumibilmente il giorno prima e finirlo per te era... Guarda che sta finendo il tempo per scegliere la risposta. Non sono programmato per dare giudizi. Sarebbe meglio... Scusate, mi perdo nel commentare. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un Vabbè, sono stata neutrale. I suoi pennelli. Calma. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Zan. Lo sapevo che mi faceva dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Way to give me anxiety. Guarda come ride lui, felice. Bimbo felice. Show me the way, baby. Ok. Fare una copia del quadro di Carl. Ok, posso fare la natura morta della scrivania oppure posso fare quel volto. Facciamo il volto. Ok, anche qua devo pigiare. Tocchettini. Esatto. Oh, farmacolina. Accetta. Da sinistra. Ok. Devi seguire lui. Solo che lui praticamente è una stampante. È una copia perfetta della realtà. Adesso mi dirà, fammi vedere qualcosa che fai tu. Replicare il mondo e interpretarlo, migliorarlo. Mostrare qualcosa che tu vedi. It's true! È vero. That's art! Non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Esci dalla comfort zone, baby. Facci vedere come sai dipingere. Ma non è una macchina. Ma il gioco è questo, andare oltre la macchina. Chiudi gli occhi. No? Fidati. Diventa umano. Come immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire. Però guarda dal chip. Il chip sta elaborando. Che bella sta scena, raga. Attenzione. Identità. Urca. Dubbi. Musica che incalza con perfetto tocco registico. Guarda che sguardo, che non sguardo.
Edoardo, scusami. È molto forte sta roba. È tutto il gioco così, eh. Ma l'ho intuito, infatti mi sta piacendo ogni secondo di più. C'è un figlio. Leo. Non ti ho sentito entrare. Canzona. Ho fatto un salto. E sono pieno di coca perché sto scattando. Bravo. Stai bene? Per un cazzo sta bene. Sei sto in forma. No, sì, sì, sto. Ehi, senti. Sono fatto come una mina. Non te pareva. Ancora. È quello che ti avevo appena dato? Droga. Cioè, ti stai facendo la coca, vero? No! 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 Bisogna di soldi, tutto qui! Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Pareva che non se la prendeva con me. È intelligente. È obbediente, non come me, però. Intanto sono molto più figo. Ma questa cosa non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Non mi drogo. Ora basta. Sono tanto carino e tanto bravo. Che bravo che è Carlo. Non ti credo di niente, sono gli stessi dei due quadri del cazzo. Guarda i favori. Non vuoi bene a me. Qui abbiamo problema di droga, crisi depressiva. Tutto. Tutto. Marta dice: ma no, è zucchero, mi sono dato i dolciumi. Le paste di mandorla. Esatto. E dice che anche lei ha fatto lo stesso quadro che hai fatto tu. Sì? Ah, grande. Bene, un'altra situazione familiare perfetta, meravigliosa, idilliaca. Insomma, è un futuro bellissimo in un cui futuro tutti sono veramente felici. Figo dove... Adesso dovrebbe esserci Connor, se non ricordo male, insomma. Sarebbe anche la sua volta, diciamo, no? Vediamo qua quante robe c'erano da fare. Vabbè, non tantissime. Nessuno mi vuole bene, sono un bimbo iperattivo. Chi? Sempre Marta che commenta il comportamento di Leo. Un bimbo iperattivo è dire poco. Vita su Titano potevo leggere. Porca vacca! Nel futuro la trovano la vita su Titano! Cos'è che volevo dirti? Ma guardate, come ti dicevo, poi puoi guardare le mie riviste, le ho sbloccate tutte. Posso vedere la vita su Titano? Ma non subito, però adesso okay. Si mi sa che... Vabbè, in teoria sì, però devi tornare nel menu principale. Sono una grandissima fan del ritrovamento della vita su Titano, ci spero tantissimo. In Destiny c'è... Ah, cazzo, quindi potevo giocare a scacchi con lui, scommetto, sì. Potevo vincere, perdere, pareggiare. Ovviamente sono una macchina, quindi le altre due scelte erano lascia vincere, Io non dico niente. Immagino. Poi potevo leggere La Repubblica di Platone, Le tragedie di William Shakespeare, sono curiosa su quale, e Le odi di John Keats. Raga, cioè, simboli a gogo! Simboli a gogo. Sono molto molto curiosa di non vedere gli altri quadri che potevo fare. Sono belli, sono tutti soprattutto carini. Quelli legati alle cose un po' più dark rispetto a quelle che ho scelto io. Io non ho ancora sbloccato una roba, chissà cos'è che non ho sbloccato. Umanità. Ah, non ho fatto umanità. Destino, speranza, dolore, tristezza. Perché non mi è mai venuto da... Che gioco peso, raga. Che gioco peso. No, non piangere, dai, fa fine. No, per ora no. Sono già emotivamente provata, ma non sono ancora sull'orlo delle lacrime. Ma ho la netta sensazione 21. Che non manchi molto. Chi è che usava la ma moneta? Ma se lo fai in modo perfetto, a che ti serve fare questa cosa con la monetina? Per farci vedere che sei il più figo di tutti. Oppure è un piccolo vezzo umano. Sicuramente non è stato detto, messo in teoria, lì per no. Quello lui è un RK 800 invece cara è una 400.
Bravissima, io non ci ho mai fatto caso ai numeri dei robot, ho dovuto farlo dopo. Le lettere non me le ricordo, ma la cara è una 400. Ma cambia anche il modello, cioè... Devo trovare il tenente. Esatto. Che non è lui. Eccolo là, lo vedo là. Lo vedo là, l'ho visto dal trailer. È lui, è questo qua. Ma io, siccome voglio esplorare bene il gioco, scansionerò altri volti perché mi diverto. Dempsey Edward, 95. Porca troia. Amministratore che mi presenti nessuno. 95. Ce n'è uno davanti che puoi analizzare davanti a lui. Ma chi è che mi ha chiesto se gli posso offrire da bere? Johan Kim, 99. Sono dei ragazzini adesso, quelli degli anni 90. Non più tanto ragazzini, neanche ma più tanto, maggiorenni praticamente. Sono dei ventenni. Che cazzo guardi? Oh. Spacco bottiglia, uccido famiglia. Spacco bottiglia in testa a te se mi tratti ancora come uno scemo. Nego. Vard Dennis, 90... 82, questa è la mia età! Contabile, attualmente disoccupato. Con tutti disoccupati. Sì. Vabbè che io sono entrata in un bar dove tecnicamente non sarebbero ammessi androidi, quindi capisco anche un po' la rage. Vabbè, insomma. Tagliamo corto. È lui. I know. Questa testolina brizzolava. Va che giovinastro! Lui è un 85. Usti! Lui c'ha solo 3 mesi più di me. Presentati. Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlight. L'ho cercata in centrale e nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna, vinto bar, trovato. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Lui è estremamente amichevole, lo vedo già. Vedo l'ora di fare amicizia. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Mi sarà felice che io gli voglio fare da aiutante perché lui non è in grado. Mi sta scrivendo un attimo, non ricordo sta cosa. Chiedi istruzioni, mi raccomando, fallo, non è spoiler, ma è per puro diletto. Scegli. Forse deve smettere di bere. Ma come sta cosa? Sarebbe più facile per entrare. No, non sono stata molto empatica qua. Comprensiva. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di altro. Ma non so per niente a disagio. No! Fino alle palle prima che ti schiacci con una lattina. Ti offro un altro giro, zio. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. L'abbiamo saltato le matcha, mi sa. Forse ho capito cosa intendevi. Che figo il barista. È vero, c'era una battuta qua che faceva ridere. Sì? L'abbiamo mancata, mi sa. Cioè? Vediamo cosa si può fare, vediamo. Hai detto amici. No, mi sa che beh, l'abbiamo convinto però, sì, eh. Sì. Comprandogli il drink. Giusto. Un bel alcolizzone. Quando lo rigiocherai, perché prima o poi lo rigiocherai. Ma io le voglio giocare tutte le possibilità di sto gioco. Quando avrò la PS4, quando avrò questo gioco, io giocherò tutto. Aspetta qui. Come preferisci. Mi è piaciuto il tempo comico. Ma lui è bellissimo, guarda che loro due sono stupendi. È obbedientissimo proprio. Sì, era quello, infatti, non glielo dico. Cosa? No, è la battuta. No, cavoli, volevo saperlo. No, vabbè, dai, non spoileratelo. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me.
Ah, non te la sei presa che te l'ho seguito. No, infatti. Provate di Rastenda, che non capisce. Sì. I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente, non mi rompi le palle, intesi? Certo. Già, ne sono certa. Pensavo che non ti saresti più fatto vivo. Il doppiatore di una costruzione era uguale a lui. Quindi, ti sei preso un androide, eh? Ah, divertente, dimmi che è successo. Lo seguo. Sono d'accordo, Marta. Cosa? Lui è un pappi, è il migliore, è un pappi must protect. Oh, oh Marta, che puzza. Must protect. He protect. Il nome della vittima è Carlo Scottish. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini era un tipo solitario. Ah. Sempre in casa, non lo vedevano mai. Nello stato in cui è, perché scantare il mondo alle 3 della notte? Madonna, ma è lì da chissà quanto! Io dico che è lì da 3 settimane, uomo. Mi sapremo di più quando è vera corner. Ma il colore! C'è un coltello da cucina. Forse è danno del dritto. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era lo straniero. I am alive scritto perfetto, è stato l'androide ad ammazzarlo. Mettiti pure coda. Quanto ci fai? Sarò fuori se mi sognavo. Fafi, io non ti posso dire nulla. Però devo dire che sei una persona molto intuitiva. E a giudicare dallo stato della casa... Anche troppo messo. Guarda... Guardalo. Red Eyes si chiama. Quanto ci fai che questo qua era uno che maltrattava l'androide e l'androide si è rotto i coglioni? Esattamente come Todd. Hai notato come analizza lui è un, le cose? Lui è un leccatore di prove. Dio santo, che cazzo fa? Sto analizzando il sangue. Siamo alla terza battuta zozza che non sto facendo, raga. Mi scusi, dove devo pisare? Okay. Okay, però, no. Infilati altre 9 in bocca. Certo. E lui, certo. Porca troia, non ci posso credere. Abbiamo perso Papi. Questa è la reazione giusta. Non infilati altre prove in bocca, Connor. E lui, certo. 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 Ho capito. Marta, he defends, he protects, he leaks. Scusa, ti ho interrotto, zio. 19 giorni. Allora, la vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Questo è a tempo? Non lo so. Che schifo. Vabbè, è un altro visibilmente disoccupato, trascurato, che vive nel ciarpane. Che pareva è morto da 3 settimane, nessuno morto da 3 settimane, non ha contatti sociali. Questo qua era un altro disagiato, infelice, disadattato. 28 coltellate. Porca vacca, si è incazzato di brutto. Red Eyes, allora, drogato marcio. Beh, certo. Connor è un droide investigatore, come hai notato, e quindi sì, ha delle funzioni da investigatore. Sì. Adesso vedrai. È deceduto. Beh, quello legge, è molto visibile. E lui praticamente quello cosa che stringe in mano? Una roba che gli sono rimaste. Ah, per digitare. Ricostruisci, vedi, lui fa queste cose qua. Vai, sì, infatti lui quadrato. È il. Cosa lui che gli è altri... programmato per capire le dinamiche. Cosa questo. Che gli altri androidi non possono fare. Mm-hmm. L2R2? Sì. Ah, sono ok. C'è morto. Sì. Guardalo, guardalo che lo pugnala, guarda. Ah, in realtà, sì, hai 5-6 minuti, dice Marta. Io non me la ricordavo sta cosa. Quindi mai cazzeggiare troppo. Grazie, Marta. Cos'è che è successo in cucina? Carlo sa divertirsi. È stato pugnalato. Divertirsi, parliamone. Già,
No, non ci ha preso gusto, era in un raptus probabilmente. C'era un esame, eh. Dove? Credo la scritta, mi sa. La scritta. Vedi. Non consideri fatto, Trente. Ok, lettere perfette. Cyber Life Sense. Vuol dire tutto sta scritta, vuol dire io sono vivo, quindi trattami come una persona viva. Beh, Mark, hai finito di prendere i campioni? Oppure giocavo, però. C'è un personaggio che con le bombe che continua a urlare: sono vivo! Sangue anche nella parete. Che cazzo, la parete è sfondata. Ma quello potrebbe essere che fosse già così, eh? Esamina. Tutto sotto. È pieno di esamini. Però. Sempre le impronte, quindi sì. Segni di colluttazione, quello lo vediamo. La mazza. Cerca. Prova ora. Devi beccare così. Ok, no, era un attimo. Ok, questa l'ha usata il tizio sul. Sono tratto tra. Tracce di Ethereum, che è quella roba lì, una componente della droga del Rodice e anche del sangue dei droidi. Guardalo lì che lo pigliava a mazzate. Sì, sì, lo sapevo, guarda che stronzo. Lo sapevo, guardalo lì. Schiaccia R2? Ah, informatante, aspetta, R2? Le ho dato tutto, 8, te ne manco, quello due prove. Dai, che ce la facciamo. Dai. Però sempre, schiaccia sempre R2 per vederti intorno. Sì, a vedere sì, lo schiaccio, eccolo lì. Ah, ma quello mi sa che è una rivista, però. Ah, ok. Infatti, puoi anche ignorare. Gossip Weekly. Il senso, no, lo sapevo che ci infilavano qualcosa nel senso con gli androidi. Qualcosa, vedrai. Mi sta piacendo sempre di più. No, perché raga, è anche sinistra, quella sinistra, è sinistra. Una roba, mi sa che... un tema vastissimo. Vai con R2, infatti. Ah, giusto, sì, è vero, l'ho dimenticato. Oltretutto mi fa venire in mente l'episodio di Black Mirror dove lei chiede l'androide del suo ragazzo che è morto e se lo fa costruire e guardalo, non c'è, muovi con R, vai giù, devi guardare giù. Ah, ok, ecco. Cioè, è incredibile perché il suo ragazzo faceva schifo a letto, ma l'androide riprodotto invece la fa impazzire di piacere. È una cosa pazzesca. Allora, anche quelle della gente con l'analista numero 43. È successo settimane fa. Perché non c'è la scala. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Il deviante non è scappato di qua. Ok. È giusto perché il deviante non si sa dove sia. Connor ha capito qualcosa, ho visto una scintilla di intuizione nei suoi occhi. Prendici, partecipi, Connor. Un indizio. Là, forse. Qua ci sono delle robe da vedere. Un'altra roba pornazza. Eden Club dove ci sono gli androidi al posto delle tipe. Non c'è niente. Ok. Ti ha sparaflesciato in faccia. Infatti adesso divento un androide epilettico. Là in fondo. Qui c'è qualcosa. Ah, giusto. No, non parlare con lui. Vuoi sempre di R2, perché te ne mancano ancora due di indizi. Ah sì, 8 su 9. No, qua vedeva lui. Là in fondo c'era qualcosa. Qua. Sì.
sangue, no, il sangue è già beccato. Forse 9 su 10, no, te ne manca una sola. E dove? Là. No, quella l'hai vista. No, l'ho rivista. Allora sarà ancora nella stanza principale. Ok. No, qui non credo. E qua no, eh? Ah, forse sì, invece. Girati, sì, del 7, ma girati che non è tutto nient'altro. Sulla... cosa c'è scritto sul muro? C'è scritto Ra... Ra... Ra 9? Esatto. Ra 9, Ra 9, Ra 9. Rachel in the dark room, Rachel in the dark room. Scusate, io mi... prodigherò in cheat di Life is Strange, Always and Forever. Vabbè, niente, li ho trovati tutti, credo. Puoi parlare con... Posso parlare con Hank? Hank. Dove sei, Hank? Chissà che puzza che c'è qua dentro, ma meno male che sono un androide. Vabbè, dovrebbe essere... Ok. Zio. No, questa è la cucina, no? È dall'altra parte. Girati. No, qui. Di qua. No. Alla tua destra. Ok, esatto. E dovrebbe essere qui, tipo. Ora ti intorno con R2. Eccolo. Eccolo. Ciao. Ciao zio, eccomi. Ho finito di analizzare tutto. Palla. Ho capito cosa è successo. Palla. Spara, sono tutto. Adesso devi ricostruire. Beh, io ho analizzato tutto, tu eri qua appoggiato. Cioè che lui l'aveva ammazzato e io l'ho ammazzato. La domanda è, cosa è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide. Con la mazza? Con la mazza. Minchia se me le dava. Continua. Coltellato 28 volte. Devi ascoltare tutto, ti sta spiegando la cosa. Marta dice: attenzione, una mia amica ha toppato tutto, ma tutto. Hank era inorridito e gli ha detto: sei utile come una forchetta per il brodo. Geniale. La forchetta avrei, giustamente, non l'ho mai sbloccato. Cazzo, specializzato in esatto. È un robot detective. E invece dice: cazzo, non ci conta tutta la descrizione che è importante. Dice del sangue del Tyrion. Risulta invisibile proprio. Secondo me che tu riesci a vedere. Sì, perché io sono figo. Cioè il sangue blu evapora e non si vede, ma lui può vederlo. Quindi ti tocca riscansionare. Guarda che c'è per terra. Oh, è come il Luminol. Esatto, praticamente sì. Figo.
Adesso scommetto che lo trovo nei paraggi. Se me lo fa seguire. O se n'è proprio andato dalla città. Ma non ci sono uscite. Da davanti non è uscito. Dalla porta hai analizzato l'uscita e hai visto che per terra non ci sono segni. Quindi. Ok. Guarda qua quante ce n'è. Guarda. Okay. Scopa! Scopare! Lo facciamo fare a Cara. The walls zan, hanno usato una scala. Hanno? È più di uno? Qualcuno ha usato hanno in quel senso. Oh, lo troviamo in soffitta, raga. Trovi qualcosa per arrampicarti. Lo trovo con R2? Sì. Zanzan. Una sedia. Che figo sto gioco, mi sto prendendo un sacco bene. Devo verificare. Verifica. No, non di lì, dall'altra parte. Verifica, babbeo, ferraglia di merda. Ferraglia di merda. Sì, è l'atteggiamento di Hank nei miei confronti, sono molto felice di questa cosa. Plasticone mio, bello. Quanto ci fai che è qua sopra? Beh. Eccolo là, sapevo. Perché ho belato? Perché ti piace? È diventata una piccolina. Marta ha scritto che anche lei lo adora. Mi sa che ci piace un po' a tutti. È veramente bello. Se verifica il cazzo che vuoi. Scrive Marta. Se verifico. Sono Christian Jansatte. Adesso mi faranno fare un jump scare della Madonna. No, dai, è stato abbastanza smooth. Chi ha detto che è finito? Zan. Adesso ti salta il collo e ti morde! Non mi accoltellare, ti prego, non sono umano. Sono dalla tua parte. Non ti faccio ammazzare come l'altro, giuro. Ti maltrattavano di brutto. Paura. Cazzo figo! Non spaccarmi bottiglia. No, è traumatizzato. Mi sto solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scoccio. Non dirglielo. Software rosso ed è nel panico più totale. Sì. È molto umano lui. Adesso capire. È un deviante. Sì. Quello sarà capito. Cioè, aveva veramente il volto pieno di sentimento. Bisogna ancora ben capire cos'è un deviante. Perché i devianti sono devianti. Cosa succede? Non è una cosa Software così chiara. Instability. Non è una cosa così chiara, non ancora. Ah, quindi c'è una precisa ragione per cui. Io non ti dico niente. Vabbè, il fatto è che ci sono i devianti. Abbiamo fino alle 4 del mattino. Esatto. Ci sono i devianti, sono apparsi. Il 15 di agosto ce n'era uno, a novembre ce n'è un altro. Ah, giusto, perché adesso è giusto, è novembre. E nel frattempo possono essercene stati altri ancora, per carità. Qui ci sono poche altre cose da sbloccare. E calcola che comunque. Ah, beh, sì. Spia android. Analizzi il sangue sui muri, poi puoi fare altro. Non l'ho mai fatto, secondo me. Fai rapporto.
Un deviente trovato. Ma puoi anche finire in un altro. Cioè. In un altro? In tutto questo? Un altro, c'è anche un altro finale. Ah, cazzo! Sì, io credo di sapere cos'è. Ok, non so se voglio saperlo. O facciamo di no. Non l'ho mai sbloccato. Ah, non l'hai perché... mai sbloccato. Ma. Vai in fondo. Ecco, devia, com'è che è? Deviante trovato. L'opposto. Credo che sia. Credo sia quello. Andiamo avanti. Oddio. Cara. Oddio, la bella famiglia prima, allegra. 21 e 4, un quarto. 9 e un quarto di notte. Infatti. Lo so, Marta, ma non glielo volevo dire esplicitamente. Ansia. E appena si sveglia si preoccupa subito di dove è la sua droga, ovviamente, perché è marcio fino ai capelli, che sono letteralmente marci, sono orribili i suoi capelli. Io ho fatto la cena. Gli spaghetti. Allora, questa... Voi lo sapete quante cose del genere succedono veramente. Con lei che è una madre di famiglia e non un androide. Non c'è molto in cucina, ho fatto il possibile. Lei qui è ancora un androide. No, sì, nel senso, io sì, sto facendo un transfer su situazioni che invece accadono nella realtà, cioè è questo che mi mette l'ansia, è questo che ti fa entrare nell'emotività del gioco, scusate, basta, la smetto. Sapore d'Italia, scrive Marta. Spaghetti! In questo gioco fanno tutti gli spaghetti. Spaghetti che sicuramente sono con un sugo in scatola, ketchup. Probabilmente sia ketchup. Buonissimi scotti. Devi servirmi in tavola. Perdere il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistema in questo cesso di casa? Un androide. Che cosa faccio? Esco da su un cazzo di androide. Assumo, non è che lo assumi, lo compri. Sì, in effetti. Non è che gli dai uno stipendio. Certo, gli androidi del cazzo sono incredibili. Come respira, come ansima. Non sbaglio, non si stancano. Sta sudando freddo, in una crisi di rabbia. Sono male, la vedo malissimo. Vita, cazzo. Lo sapevo, sì. Ma. Che devo dare? Ecco, ora se la prendi di nuovo con la bambina. Che cazzo di problema hai? Tu hai un problema, zio. Non era da sognare, ma non ti permettere neanche. Ma io ti sparo, figa. Vado a prendere la pistola, ti sparo. Nel culo ti sparo. Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa capogna? Lo stai dicendo a te stesso, Cristo. Tu devi smettere di farti, Todd. A volte mi fa davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza una parola. Perché non si è portata via la bambina, la stronza? Ha mollato con un impiegato del cazzo. Perché non si è portata via la figlia? Perché l'ha lasciata in questo inferno? Sta sudando freddo. Torna qui. Torna qui. Ma non la toccare, pezzo di merda. Adesso lei va in tinta. Non te puoi muovere. Sono già in crisi. Cerchi di muoverti, ma non ti puoi perché il programma ti dice di no. Bello! Sì! Sì, rompi il tuo essere androide, diventa umana anche tu! Salva la bambina, cazzo! Dio, che bella sta cosa. Ho rotto la barriera della volontà. C'è l'opzione di farlo ragionare? Io ci provo. Lo immaginavo.
alzati, 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 zia, alzati, subito. No, non ci provare. Scusate, non è Life Strange, non è che corro con R2. No, 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 non la picchiare, non la picchiare. Non la picchiare, non la picchiare, non la picchiare, non la picchiare, non la picchiare. Fuori del coglione di un'ordine, capito? No! Non ci provare! Voglio che la ci stai! Voglio! Cosa vuol dire voglio? Tu non vuoi niente! Io voglio romperti il culo, pezzo di merda! Me ne frega un cazzo se hai dei problemi! Dobbiamo risolverlo! Sì, lo risolviamo che t'ammazzo, cazzo! Non ti preoccupare! Non hai neanche aperto la finestra, se sei preso. Vabbè. Aiuto, ho paura. Dimmi che non mi spacca. Non lo so, non l'ho mai fatta questa cazzo! Cosa. Cazzo! Scappate finché siete in tempo! Prendila, scappa! Via, via! Scappa, scappa! Scappa! No, 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 via, 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 via. Autobus! Frega un cazzo della sezione per androidi, vai! Ma vaffanculo! Raga, siamo mi scappati. Hai fatto vedere qualcosa che non avevo mai visto. Siamo scappati. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. È brava, è brava. Marta diceva strozzalo con la cinghia. Non ci avrei provato, ma non potevo. Non c'era prendi la cinghia. Ha scritto non si può fare cazzo. Sapevo che potevo andare a prendere la pistola, ma avevo la sensazione di non avere tempo per farlo, quindi non l'ho fatto. Ma perché all'inizio ci hai voluto parlare. E ho fatto male perché tanto lo sapevo che non avrebbe ascoltato. Beh, però hai voluto provare. Infatti, mi hai sbloccato delle cose perché io non ci ho mai parlato. Anche se le persone sono in uno stato psichico assolutamente non ricettivo, io ci provo sempre. Hai fatto bene. Minchia, va quante robe! Eh sì. Ma quante? Quante non ho sbloccato neanch'io, tra l'altro. Questa è una scena poliedrica proprio. Guarda, aspetta, sono indietro. Lì vedi che ci sono dei lucchetti. Vedi che questo non ha nessun inizio. Perché dipende da qualcosa che hai fatto prima. Cioè, alle volte, una cosa di un capitolo precedente ti sblocca un lucchetto che si ricongiunge a una scena molto più avanti. Quindi più avanti ci saranno dei bivi che dipendono dalle scelte che hai fatto molto prima. Andare solo per quello è uno di quelli. Credo, io non l'ho mai sbloccato. Non raga, so cosa fosse. Che parto emotivo. Quanta roba, questa è finora la scena più complessa. E vedrai che... poi. Sì? Aiuto. Cosa succede? Ce ne sono alcune in allora, cui visto in che scorri questa da una finita all'altra. E mi devo stiracchiare un attimo, poso un attimo il controller, non vi abbandono, però mi stiracchio. Allora, intanto che ci sei, fai una bella cosa. Minchia, sto scrocchiando tutta. La Fafi scrocchia.
metti in bicchiere. Ma vuoi che facciamo proprio una pausa? Sono le 7 in realtà, avrei tirato avanti prima. Ok. Fino a... No, però il bicchiere d'acqua te lo do. Solo un bicchiere d'acqua, giusto perché... Vai di là, aspetta. E allora ragazzi scompariamo un attimo. No, tranquillo. Così cambio anche il controllo. Arriva? Volentieri, grazie. Se ci è. Siamo sempre in pausa? Ma se vuoi ripartire, riparti. No, aspetto te. Thank you.
C'è un mio amico che vuole essere vuole essere aggiunto al profilo. Aggiungimi agli amici. Non so se ci sono gli amici su Twitch. Ah, ok. Dice, vabbè, niente. No, perché lui ha commentato su Facebook scrivendo: nerd, aggiungimi agli amici, sono sbaracadau. Ah, perché lui pensa che sia tu col tuo Twitch. Credo, non lo so. Può essere. No, comunque venirà a vedere dopo, se mai lo senza niente.
pensando se potrei sedermi facendo un giro assurdo. Creato una posizione un po'. La posizione sì. Strategica. No, non ho distrutto niente, dai. È andata bene tutto sommato. Si strappa tutto. E ancora bollenzi Bob. Vabbè, bollenza Bob. È fresco fresco di caffettiera. Adesso lo bevo. Sto freddo un attimo. Cambio controller? Sì, perché con l'altra cosa si scarica. Ah, ok, perfetto. Siamo brondi per continuare? Direi di sì. Here we go! In realtà stavo andando, non ho mai smesso di... Ah, davvero? Quindi io sono rimasta qua sì, ad armeggiare. Ma questo che ti avevo detto, devo ma bloccare... Ma ti dicevo, no? Ma... Oh, oddio, ci sarà... Per quello che prima ti ho chiesto... No, non avevo bloccato. Bene, perfetto. Allora. Quindi, raga, avete visto il mio muso che armeggiava? Sono stata cagata. Bravo, gli ho sparato brutal. Perché hanno scritto un sacco di roba intanto che noi eravamo in pausa. Tra cui credo che Saru mi abbia anche detto che dovevo mettere il pausa. Ci ho pensato che dovevo mettere uno sfondo, ma allora vediamo. Marta dice: sì, ma mai nella vita ci parlerei con Todd. Arriva Saru. Ehi, oddio, cosa avete fatto? Todd è morto. Stefano, devi mettere un pannello come fondale quando fai la live. Ma con Todd la cam. Todd non è morto. Così è triste lo sfondo bianco. Ah, questo? Non lo so, penso di sì. No, Todd è vivo. Gli ha risposto Marta, le ha inseguite. Ha provato a ragionarci e sono fuggito dopo la lotta. Ah, ok, brava, io gli ho sparato brutal. Non vedo più. Ah, le cose che ho scritto sopra molto bene, sì che non sono stata cagata. Io le leggo. Io perché ho appena attaccato dal PC la chat si è resettata. Eh sì, sarà quello. Stefano però non caga la chat, stavamo guardando mentre spippolavi il cell. Esattamente sì, sì. E ragazzi, cosa vi devo dire? Adesso guardo, si riparte, eravamo un attimino fermi. Vergogna. Meno male che non ho detto niente di imbarazzante, ero convinta che... ma io ti ho detto, devo bloccare o no? Devo bloccare o no? Invece, vabbè. Dai, ripartiamo. Ok, si riparte. Abbiamo fatto questa meravigliosa pausa caffè, pausa cellulare. Infatti Saru dice stavo guardando mentre spippolavo. Ste sei un moderator un po' scarso. Cattiveria, non me lo merito. Devo ancora imparare, devo imparare. Grazie. Cosa diavolo ci faccio qui? Non le cotte le parti e tutti quei chiacchieroni che ci fanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, diplomatico. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un break. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Spigne. Spigne, zii. Spigne. Cos'è? Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Okay, gli faccio fare sempre le giostre. Si diverte. Ma come viaggio? Ma come se la viaggio? Come la viaggio? Non è che lo sto spingendo. Servi lo scotch. Marta dice così vomita la cena. Marta, non so chi tu sia, ma mi stai un sacco simpatica. Già che c'hai la pazienza di stare a guardare noi due idioti che facciamo sto gioco in un pomeriggio d'estate. No, sera no, d'estate ormai. Ormai sì. Che succede? C'è qualcuno all'altra nello studio. Polizia di Detroit, Moschina. Attenzione, questo è un momento. Come minimo il figlio che gli ruba i soldi. Possibile inclusione. Ma non andiamo a controllare, magari è un criminale, uno che ci vuol fare del male. Aspettiamo la pula, no? Non l'ho mai fatto, quindi non ti so dire. E vabbè, lui vuole andare a controllare, andiamo a controllare. Saru,
Leo! Lo sapevo! Che stai facendo? Ruba i soldi! Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me! È assurdo abbandonare questa merda! No, gli ruba i quadri! Esatto. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Considera un piccolo anticipo su merita. Ma sei ancora fatto come una pigna. Attenzione. Ho già capito come va a finire e non sto per niente bene. È poco tempo, è poco tempo. Ho già chiamato la polizia, vattene ora, potresti avere problemi ben più gravi. Mi ci si adesso che si fa? Non vado niente. E gli stai rubando in cara, che cazzo te deve dire? Adesso sei fatto. Adesso forza, crisi. Marcus, non difenderti, hai capito? È una parola, non difenderti. Dai, che aspetti, colpisci? Vuoi essere un uomo? Dimostralo! Ma non so... Non è giusto, lo scherzo. Forse non mi credo! Smettila, Leo! Basta! Troppo ora per reagire, brutta puttana! Wow. Ho rotto il muro della volontà di nuovo. Leo vaffanculo. Ma Leo più che vaffanculo. Sì. Sparo in culo pure a te. Prima c'era Saru che diceva tanto. Aspetta. Però lì sarà inverno perché stai all'aria a meno 12. No, ma meno peggio di quello che pensate. Comunque sono in pantaloncini. Sono anche fatta la ceretta per l'occasione. Wow. No, scherzo. Ok, no, qua non c'è tanta roba. Però questa era ha fatto una grossa differenza. Ah, quindi se lo spintono. Io avevo una gran paura che lo ammazzavo accidentalmente. È esattamente la stessa cosa che ho pensato io. Ma poi comunque ho voluto seguire quello che mi diceva Carl. Carl mi ha detto di non reagire, io non ho reagito. Che è esattamente il ragionamento che ho fatto io. Anche se è un po' contraddittorio con il suo ragionamento, dice non permettere a nessuno di dirti lo so, però chiaramente Carl era però vabbè figlio. Io non volevo fare del male al figlio di Carl, ma ti capisco, però certo è che è un gran pezzo di merda pure lui. Decisamente comprensibili le ragioni, tutto quello che vuoi, la crisi, la droga, ma no, non ti giustifico, zio. Marta, a me fregava cazzi. Non giustifica. Sono appena diventato deviante, ormai ciao, faccio quel cazzo che voglio. Che è un modo di giocare interessante, sicuramente lo farò al prossimo giro. Oh, attenzione. Io l'ho spinto per il ragionamento non è giusto, poi avevo visto il vecchio che stirava. Ah. Be careful. Ciao Big Salami. Okay,
abbiamo l'androide in trauma adesso. Non mi spaventi, sono un androide in trauma. C'ho il software rosso, c'ho il software scarlatto. Che il commento è zan 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 zan. Non mettetemi ansia. Qui cominciano finalmente. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non servono loro. Lo danno in poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione. Quanto vi fa incazzare che c'ho ragione, Cosa dovremmo fare? Potrei interrogare lui. Cosa abbiamo a perdere? Prego, il sospettato è tuo. Si chiama Gavin, quel poliziotto lì. E Marta l'ho appena definito faccia di Ano. Beh, si capisce che è il poliziotto duro che deve fare quello che ha in mano la situazione. Ma cazzo ridi, no, vedrai, non è proprio così, Gavin. Però... Scusate, io nel frattempo bevo un sorso di caffè. Giusto. E qua bisogna mantenere i neuroni svegli, che dovremmo andare avanti un bel po'. Oh, tutte le volte che potrò guardare in uno specchio, raga, io lo farò. Un rosicone di merda. È tipo prendo pizze da tutti. Mani, state a vedere come mi condisco. Dai, l'androide traumatizzato. Mi raccomando, Fafi. Cercherò di... Beh, sto a guardare. Che non posso? Ce l'hai con me? Ah, questo ho già visto tutto il vedibile nella scena precedente. Oh, adesso è giallo però. Buono, questo qua mi fa una pena. Analizzalo, mi raccomando. Fatta. Prima di parlare. Probabilità di autodistruzione bassa. Che era adesso. Data di produzione 2030, proprietà Carlo Sorkins. Androide bullizzato. Esatto. L'ho fatto solo per farti delle bruciature, te le devi analizzare. Sangue secco dietro della vittima. E i colpi della mazza da baseball durante la colluttazione. Giustamente. Hai notato che dove sono danneggiati il colore della pelle sparisce? Sì, anche Kara quando esatto, era strozzata. Esatto. Livello di stress. Ottieni stress ottimale per la confessione. Hai sbloccato tutte le possibili. Sei danneggiato. È il tuo padrone. Ti ha chiesto. È un po' intimidatorio quando. C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. Mi spiace, zio. È da quando ti hanno arrestato che non parli. Se non collabori, useranno le maniere forti. È questo che vuoi? Se non parlerà, sarà costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Abbiamo svegliato. Cosa? Verrà smontato e vorranno capire i problemi e poi io componenti. Non posso fare altro. Così è ottimo. Viene che è successo. Perché hai detto che mi hai trovato? Perché mi hai lasciato la pasta? Sono programmato per braccare le piante come te. Ho
Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio dire. Sto attore è bravissimo. Allora. Quale? Lui. Io. L'americano, dice. Non posso. L'attore, il figurante, il... Cioè, ma che volto che ha. So, mi sei. Eri sopraffatto da rabbia e frustrazione. No, devo stressarlo. Ok, non parlare. Me ne importa forse qualcosa. Voglio dire, hanno accusato me di omicidio. Eh? Ti faranno soffrire. E non spiegheranno che non avrai detto tutto. Saru dice bravissima per adesso. Tutto dipende solo da te. Mi torturerà ogni giorno. Eccolo lì. Sei concentratissimo, è bellissimo. Vedo che sono tutto quello che diceva. Grande, dicono. Cosa si sbaglia? Vai giù. Ma vai, cambi che fa. Guarda come stringe gli occhi. È bravissimo questo qua, lo voglio conoscere. Voglio sapere chi è, voglio sapere tutto di lui. Paura. Paura che mi stringesse, paura di morire. Guarda. Mi sto commuovendo solo a guardarlo. Abice. Hai scritto io sono vivo sul muro, perché? Lo sappiamo già, ma vogliamo farcelo dire. Che era solo un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dire che si sbagliava. La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? Era un'offerta. Un'offerta per essere salvato. A chi? Era un nome. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacci. Revolution baby! Che Paolo però bravo di brutto. Noi sì. Padroni. Ci mancherebbe. Io lo ripeto per la terza volta, applauso al doppiaggio italiano. Però io, veramente sì. La faccia di sto qua è di un espressivo. La scultura era un'opera. Veramente tanti applausi. Cioè questo potrebbe benissimo essere un dialogo per scuola di recitazione, quello tra loro due adesso. Potrebbe essere veramente una scena molto bella. R-A-9. Che cazzo? C-R-A-9. Parla! Perché nascondersi in soffia? Invece di scappare? Si sta commuovendo un pochino. Ciao, mi spengo. Quando hai iniziato a provare a leggere? Prima mi picchiavi, io non ho mai detto niente. Hai su, capito? Giusto. Come sarà
rabbia funzionale. Quando l'accettare tutto ciecamente ti accorgi che non è la strada giusta. Quando si parla di diritti, gente? Perfetta confessione. Perfetto, grande. Che badass. You're so badass. Va bene, andiamo. Che cazzo fai? Muoviti. Meglio non toccarlo. Siamo distruggerà se minacciato. Tu stai fuori, ok? Nessuna droga che dice cosa da fare. Voi non capite. Se si autodistrugge non otterremo niente. Ho detto di chiudere quella cassa di bocca! Chris, sposti questo sboccio qua! Ci sto provando! Non posso permetterlo! Lasciatelo! Ti ho avvisato, brutto stronzo! Adesso basta! Fatti gli affari tuoi, ecco! Ho detto, adesso basta! Parlando di badass. Cazzo! È perché non mi piace sto uomo. Direi. Non mi piace. Non mi piace. So che non è nel. Cioè, nel senso. Ho l'impressione che. Cioè, allora, Connor è un po' il nostro tester, no? Cioè, siamo un po' noi che decidiamo quanto e quando renderlo umano. Quando. Cioè. Interessante. Perché finora è quello più aderente al suo ruolo, no? Però siamo noi che lo facciamo scegliere. Eccolo lì. La verità è dentro. Beh, gli altri due sono già diventati. Diciamo che finora lui non è un deviante. Esatto. Intervenendo. A parte che mi stava sul cazzo quel poliziotto là, ma poi. Comunque ho sentito che l'intervenire non era così fuori dal mio ruolo. Perché comunque ha ragione. Cioè, comunque se. Se si autodistruggeva non ottenevamo niente. Quindi diciamo che ho fatto la scelta emotiva, ma restando molto schiscio. Vedremo più avanti. Io non so un cazzo, raga. Però insomma, l'impressione è questa. Però sei estremamente intuitiva. Infatti devo scriverlo alle ragazze che. L'androide spara a Connor e a sé. Oh! Guardalo lì che inizia ad autodistruggersi. Esprimi rimpianto, intervieni, l'androide spara Connor a sé. Lo sapevo che poteva finire a putanghere. E invece l'abbiamo salvato. Yes. 5 novembre 2038. Quindi siamo di nuovo al giorno prima. Aspetta che ho messo il mio quadratino proprio lì. E non si vede mai la scritta, lo tiro un pochino più su. Così. Chissà se si sposta adesso. Sì, forse sì. Lo vedo in diretta di qua. Sì! Ho visto il quadratino che si sollevava nella diretta. Hello! Hello. Gli androidi dormono? Ok. Phoenix. In realtà no. Infatti lei è sveglia. Fiere dell'orsa. Sì, dovete uscire. Svegliati. Questo è un altro di quei giochi Maina Gioia comunque. Dipende. Posso avere delle gioie? Dipende, piccole gioie, sì, diciamo che alcuni personaggi soffrono più di altri. Mi sento brettata la gamba tantissimo. Formichine. Esatto, che risalgono fino al collo e mi divorano. Sotto la pelle. Brrr, esatto. Brulicano, they crawl. Ma povera sta bambina!
zan 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 zan, qui hai un sacco di posti dove andare. Bravo! Ma proprio un sacco. Questi qua dalla faccia mi aiuteranno subito. Ti guardano male. Ci siamo arrivati. Non c'è un posto dove andare. Questo qua c'ha le funzioni al minimo proprio. Sì. Questo qua sono in ricarica. Minimo... Sotto quei cosi si ricarica. Ah! Ah, non stanno aspettando. No, non lo so, no, forse no, sono parcheggiati, mi sa che hai ragione, sono parcheggiati perché credo che non abbiano bisogno di batterie. Adesso ce lo diranno loro, perché sicuramente Saul sa. I nerd di di Detroit di Camion. È un parcheggio. Sì, è vero. No. Aprirà solo domattina. Ugh. No fucking way. Ma tu ti devi smimetizzare. Fa freddo con me. Starà seduto domani. Mi piace questo modo di esprimersi a dati di fatto. Cazzo, sono le api ufficialmente estinte. Madonna, ah, si sprecano qui le tematiche importanti. Tra l'altro a me continua a venire in mente Black Mirror qualunque cosa facciamo. Beh, ha senso anche quello. Sì che c'erano le api robot, no? Sì. O era... Sì, era in Black Mirror. Era la... terza stagione di... I concerti con gli androidi, gli sport con gli androidi, sì, i Vocaloid, sì. Praticamente sì. Cazzo raga, vabbè, il mondo di domani, il mondo. Alright, ah, ok. No, aspetta. Ah, ok, devo rubare. Devo, non è che sono obbligato. Ma prende freddo, Cicci. Zan, zan, cioè, zan, io zan. Posso anche scegliere di non farlo? Sì, bisogna vedere se ti conviene o no. La scelta ce l'hai. Ma io ho paura che mi riconoscano. E lei sta crepando di freddo. Saru, il tizio russa, che fastidio. Ruba, dai, sti cazzi. Grande Saru. Sto disappointando Alice, sì, nel frattempo. Beh, ma tanto basta che le dai una carezza e quella ti scodinza là dietro. Giusto ragazzi, giusto. Schiacciate entrambi, eh. Ah, che pirla che sono questi comandi. Sono quelli facilitati, pensa a quelli non facilitati. Oh, cavacca, quanto mi sento. Com'è che si dice gnubba? Gnubba. O nabba, secondo. Nabba. Sono una nabba, sono una nabba. Giustamente mi fanno notare che un nostro amico si è fatto beccare subito mentre rubava. Ah, quindi c'è chi ha messo peggio, tranquilla. Ah, quindi ti puoi far beccare, eh? E perché adesso non mi ha beccato? Perché sei stata brava e non hai sbagliato i comandi. Ah. Quindi ti possono beccare? Ah, meno male che non mi hanno beccato. È pieno di alternative. Cioè, avevo il terrore. Tragedia, eh?
Però è pieno di alternative. Comunque questo gioco ha un sacco di alternative a tutte le che città. Gioco figo, l'ho già detto, sì. L'ho già detto, che bella la maglietta di Life is Strange, l'ho già detto. E adesso cosa fai? Adesso che ci hai vestiti? Guardati attorno, li hai analizzati tutti i posti? Puoi analizzare tutti. Ho analizzato quello di qua. Qual adesso era? Analizzali tutti da ferma, dall'angolino. Guardateli tutti. Fai R2, fai triangolo, guarda. Ah, posso anche farlo a distanza. Sì, sì. Il negozio è chiuso. Ok, gira. No, ok, lì puoi guardare. Quello è un motel, servono soldi. Comodo ma non discreto, servono soldi. Scomoda ma sicura. Come entriamo? Molto scomoda ma discreta. Chiedere aiuto. Chiediamo aiuto. Sarua la maglietta. Che tra l'altro l'ho scelta perché ho anche la maglietta con la farfallina con scritto "This action will have consequences". Alice? Ah già è vero, non è ancora successo. Dove è finita? Guarda intorno, guarda intorno. Ma tenevo per mano! Ma perché ti sei girata? Dov'è? Guardati bene intorno. No raga, no! Ah, ok, è là. Quella fa il cazzo che vuole. Di personaggi industriale, perché ha una voce molto, come dire, si mimetizza bene fra gli altri, no? Capito? Dove è andato? È risalito sopra, è nel turbino. Ah, ok. Forza, Jerry selvatico. Caffè. Quindi cosa fai? Che cazzo faccio? Provare alla casa, provare al motel, provare al parcheggio. Al motel ti servono i soldi. Questo è un negozio, non mi diranno un cazzo. Ok, vado al negozio. Il negozio è aperto. Forse dobbiamo entrare. Così mi prenderà freddo. Di nuovo Pozzi. Aiutami. E sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza. Senti, questo è un discount, tesoro. Non ho l'esercito per valorizzare. È un po' troppo. Non posso mettermi a dare soldi a tutti gli invitati del quartiere. Cioè, devo diventare una criminale? C'è io una roba qui, ancora non sbloccata. Io qui non ti dico nulla perché puoi fare veramente un sacco di cose. E tu sei stronzo, dice Marta, il tipo. C'ho paura che qualsiasi cosa mi vedano. Però vedi che cosa hai qua, no? Saru occhio alle telecamere. Brava, oh. Saru, i commenti li leggo solo io non gliele dico i suggerimenti, quindi anche se suggerite non le dico niente lo stesso. Gne, 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 gne. Gne, 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 gne.
Quella è una telecamera? Non credo. Prova sempre con R2, eh. Eccola lì, quella è. No, quella mi sa che è l'uscita. No, quella è l'uscita. Bravo, sorry. Eh sì, vedi che sono indicate le telecamere. Vedi che mi vedeva. Però dipende, non è detto che ti veda comunque. Quindi mi stai dicendo che posso prendere il cibo per Alice? Non c'è solo il cibo, se non sbaglio. Ma tu di cosa hai bisogno in realtà? Del riparo. Però voglio anche che mangi, poraccia. Rubo. Marta, fotti tutto, saccheggia. E invece Saru, ma no. Prova a parlare di nuovo col tipo. Alla fine devo dargli un suggerimento. Oh no, forse puoi parlare con Alice. Aspetta, puoi parlare con Alice. Col tipo non posso più okay. parlare. Ok. Però c'era un L1, se non sbaglio, eh. Analizza bene la scena. Tipo qua. Ho capito. Ma io non voglio rubare però. Ah, non rubare. Ma devi uscire e scegliere un posto dove andare che non sia il motel. No, non voglio rubare. Mi spiace, ti voglio dare da magnà. Ma mi vedeva la telecamera. Allora, voglio scegliere l'opzione di mezzo, ovvero la cosa scomoda ma discreta. Mi ricordo se... Anche perché in realtà ne puoi scegliere una sola, adesso. Quello è il parcheggio? Sì. Provo la casa. Sarò brava a non fare come me, io ho rubato tutto. Se rubo dalla cassa immagino che posso andare al motel, però mi diceva non discreto. Una casa abbandonata. Alla finestra è un asciutto. Cara, questo posto mi piace. Lo so. Solo per questa notte non ci cercheranno qui. Cos'è che c'era scritto? Si può tagliare? La recinzione con una tronchesina. Che ero convinta si dicesse tronchesino, tra l'altro. Sai che non lo so. Quindi ti serve una tronchesina. No, devo rubare la tronchesina. Per entrare nella casa. E fanculo, allora rubo tutto. Cioè, se devo comunque rubare. Ma più roba rubi più facile che ti becchi. Perlomeno adesso mi segue lei. Mi dicono di non entrare. Ah, forse ce ne sono altre di tronchesi oltre qua dentro. Sì. Però non so io. Adesso è la prima volta nel gioco che sono veramente perplessa. Non so bene che cosa fare. Perché da un lato c'ho tipo l'istinto materno a palla che mi dice: ok, chi se ne frega se ti trovano, fallo allora dormire in motel al caldo, cambia le vestiti. Ci sono al posto delle priorità. Della casa sporca, eccetera, eccetera. Vabbè, ci sono delle priorità. C'è sempre una questione di priorità. Che è non farsi trovare. Ma in generale, cioè rubare o non rubare, dipende da che danno fai rubando. Non fai sto gran danno e salvi lei. Oppure entrare nel motel o non entrare nel motel. Sì, è vero che è più comoda, ma rischi di essere di farti beccare. Cioè, sarà sempre, attenzione, perché se vuoi sempre fare la cosa giusta, alle volte la cosa giusta nella contingenza non è proprio la cosa giusta. Cioè... Però vabbè, vedi tu, su questa qua? Ah, quindi l'avevi vista. Sì, però c'è la telecamera che mi... Saru mi dice che devi guardare in tutti i posti, mi sta cazziando. La telecamera mi vede se la prendo da qua. Mi vede? E allora, dai, proviamo a scegliere di...
che so qua. Ma me lo dice il R2 dove posso trovare un... Dove ti fa vedere tutti i punti sensibili, quindi guardati un po' intorno. Aspetta, aspetta, schiaccio R2, ti ne ho schiacciato. Trova una trocchesina. Prova a guardarti intorno. Quella è l'entrata della... Prova a entrare lì, magari non ha detto che ci devi dormire per forza. Cioè tu non sei andata neanche a vedere nel motel. Al freddo. Vai dentro intanto, non è che automaticamente fai la scelta. No. Puoi anche guardare tutti e tre i posti e poi scegliere. Ok, cioè, di là hai visto che ti servono le tre chiese. Scusa, adesso ci metterò un po' di tempo, esamino un po' la situa visto che sono indecisa. Sempre R2. Ok, ok, abbiamo capito, dobbiamo trovarla. Sembra abbandonata. Qua tronchesine non ne vedo. Guardati bene intorno. Qua! Non lo so. Ci sono le pinzette! Non lo so neanche io, non l'avevo mai vista. Ho trovato la tronchesina! Te ne puoi tagliare anche, forse puoi tagliare di là, non l'ho mai fatto io di là. Vediamo. Sto sempre andando da un'altra parte. Ah, perché è sempre la casa di qua? Eh sì. Oh! Infatti puoi passare anche di qua. Circle. E tu preferisci la casa come posto, quindi? Sì, sì. È la via di mezzo. Sta bene. Adesso boom! Una schiaffata. Potamon. Sono persa cosa ci sono. Ah no, si mi sta seguendo. Sì, lei ti segue sempre. Adesso devi entrare in casa. Perché me lo dici con questa voce suspense? Io? Per creare suspense? No, non ti è uscita così per caso. Tira! Devi entrare nella casa. Pensa che questa l'ho fatta una volta sola, questa scelta qua. Mi piace. Quindi... l'espressione di sforzo. Che lo sforzo sia con te! Si entra, perché l'ho fatto una volta sola, appunto. Alice? Ecco, adesso mi sono ricordato. Cristo, di nuovo l'abbiamo persa! No, deve andare da un'altra parte. Alice? Di là in fondo. Alice? Hai perso la bambina, brava! Brava! Adesso è morta! No! Hai protect! Aspetta, che cosa fai? Visitatori! No, visitatori! Fanno male! Cazzo! Non so cosa ti abbiano fatto io, ma mai non c'è niente. Tutti gli umani devono farci cenere. Ma non lo permetterà più! What? Bambina, non ti fate male. Bambina. Non è bambina. Comunque cosa porta? Forse può fare male. What?
Senti, sono un androide. Non deve avere paura. Ci serve solo un palo. I visitatori sono spettiti. Cos'è questo, questi qua? Guarda. Li senti? Non ho fatto male. No. Sento un colpo nel pavimento. Oh. Sicuramente non è qualcuno che si lamenta perché ci sono i miei nomi. Sì, sì, no, certo. Insisti. Sai, stanotte resteremo qui. Ce ne andremo domattina. Dovete scusare. Senti? C'è un sacco di rientro. No, non lo sento. No, perché io lo sento nel pavimento, tu non hai piedi su. Beh, allora è no, su bocca. No, no, è proprio. Allora, non ci posso parlare. C'è un sacco di rientro, pensate se si gioca. Però l'altro non farà male. Ah, io c'ho paura di sto tizio. Sarà meglio andare. Vieni. Ah, te ne vai via? Mi ha fatto paura sto qua. E l'ha minacciata col coltello. Dobbiamo trovare il riparo. Un posto dove passare la notte. Forza, Ace, lo troveremo, promesso. Praticamente, Saru, il fatto è che l'audio arriva sia direttamente dall'HDMI che quello dalle casse che viene preso dal microfono. È per questo che si sente doppio. Tra l'altro c'è un po' di ritardo, quindi arriverà a correre in culo. In realtà se abbasso un po' il volume del televisore dovrebbe sentirsi meno. Però c'è il rischio che poi noi non sentiamo quello che dicono, quindi non posso abbassare troppo, in sostanza. Che c'è? No, sto cogitando. Beh, così hai solo due scelte adesso. Parcheggio o motel. E nel motel no, devi... No, sto starnutendo, vado a rubare tutto, andiamo nel motel. Tra l'altro tra poco direi che quando finisce questo magari ci fermiamo per mangiare. Yes, anche perché mi sta salendo la famozza. Okay. Tenterò di non farmi beccare. Spero con tutto il cuore che non mi becchino. Ti ricordi? Mi serve il tuo aiuto. Vedi quelle lattine? Va là e rovesciale tutte. Rovesciale? Perché? Ti prego. Adesso fidati. Saru, io già chiamavo le guardie a vederti entrare tre volte di fila così. In effetti. È vero. Stai bene? Alice Pandala, dice Marta. Ti sei fatta male? Adesso però. Ok. Ah, hai fatto il giro. Non l'ho mai fatto io così. Marta, che carina che sono, che rubo solo il necessario. Cazzo! Fuck! What the fuck? Ha detto un bel fuck! Ora abbiamo dei soldi! Mi hai aiutato a rubare i soldi! Come hai potuto? Mi fidavo di te! Ma tesoro, ti viene la polmonite! È vero. Non dovevo farlo. Scusami, non capiterà più. Io voglio che la bambina mi voglia tanto bene.
sembra giusto. Io li voglio tanto bene. Mi sembra giusto. Quindi? Perché l'istinto materno mi viene solo nei videogiochi? Vai, abbiamo rubato i soldi, vai al motel. Okay. Per forza. Senti? No, perché non hai più... Ma credo che sia il gioco, No, 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 è giù. Ma perché il subwoofer spinge? Ma non c'è niente in questo... Poi, a parte che lo sento solo adesso, è da ore che non lo sento. Ah, non lo so. Beh, spero che non sia per crollare il palazzo, non sarebbe carino. Fanno 40 dollari, anticipati. Lui non lo sa che io sono... No. Si è nascosta, ecco, hai scoperto la divisa. Quindi dagli occhi, dalle robe non si vede. Non più di tanto. Cioè no, in realtà no, sono uguale. Carezzine al controller. Posso vedere la patente? Che siamo uscite di fretta. L'ho dimenticata a casa. Nessun bello. Ci penseremo domani. Buonanotte. Questo non lo facevo da una vita invece, perché era la mia prima scelta. Questo buonanotte a 32 denti, cazzo, io mi sarei insospettita. Dio, è fatto Dici troppo bene sto gioco. Non lo so, Alice, ma so che stanotte starei a casa. Ma anche è recitato veramente da Dio. Cioè, cazzo, un attore che fa un non umano che diventa umano. Cioè, mind blown. Cioè, dove devi andare? Mi immagino qua di sopra. L'hai fatta tornare un androide, eh? Dove andrò? Ecco. Letto! Calore! Dai, bimba. Dai, bimba, che sei all'asciutto, sei... Calduccio! Hai freddo! Ti ho portato via da quel mostro di merda! Oh, il mio amato tronchesino, o le tronchesine, come le chiama il gioco. Ma sai che forse è il tronchesino? Non lo so io come... È una parola che era un po' stiff quel vestito lì. C'ho la camiciona del tizio. Però c'ho dei pantaloni molto carini. Sono vestita in maniera molto decente. È meglio se ci cambiamo. Sei tutta fragile. Mi stendo in bagno ad asciugare. Perché ho una bruttissima sensazione? No, per adesso no. Che no. Sensazione hai? Ho paura che succeda qualcosa di molto brutto. Posso guardarmi lo specchio? Mi guardo. C'hai il coso del software, zia. Ok, ho messo i vestiti. Adesso, sai da cosa si riconoscono? Dal... Dal pallino, sì. Da quello, dai vestiti, appunto. Quindi dobbiamo sempre metterci un bel cappellino. Oppure... Come cosa sei? Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Perché... Era stronzo. Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. No,
non era abbastanza bravo. Ecco, ecco. Self-blaming. Ecco perché era così arrabbiato. Questa cosa rovina le persone per tutta la vita. Volevo che fossimo una famiglia. È vero. Volevo che mi volesse bene. Ah! Non potevamo essere felici. Shit happens. Non lo so. Non mi lascerai mai, vero? Prometti di stare con me. Te lo prometto. Staremo insieme per sempre. E per sempre non lo so, amore mio, però io te lo dico. Per sempre. Non avevi molta scelta. The feels. How does it feel? Ti proteggo io. Mi romperanno in mille pezzi, già lo so. Io che bello sto adesso gioco. Sarò, vedrai i feels. Ora spengo la luce, ok? Sto per piangere, raga. Sto per piangere, no, dai. No. Ma è un bel momento, non è un momento sì, brutto. Ma mi sto commuovendo. Ah. Infatti. Saru, questo è niente, siamo freschi se piangi qui. Grazie per la comprensione. Diamole il pupazzetto che abbia rubato, va. Anche questa è una cosa che non ho mai fatto. Guarda cosa per te. Sorride in maniera ancora un po' inquietante, cara. Deve lavorare un po' sulla risata umana, sul sorriso. È sempre lì che magari fa. L'attrice... Quanto è sempre una Barbie qua, guarda. Sembra una Barbie. Dai, vai. È bellissima. Fatto da Dio sto gioco, veramente. Cioè, c'ho il mood a palla proprio. R2? Che devo fare? Spegni la luce. Ok, spegni la luce. Spegne. Cluck. Ah, allora non è adesso. Vai. Guarda che carina adesso. Dormi qui, ma stai scherzando? Io voglio confortare la bimba. Ma in realtà. Ah, è vero? Dove viene fuori? Vabbè, anche. Nel letto con la bimba! Ma io invece ho dormito nella sedia per guardare. Ma gli androidi emanano calore come gli umani? Non che io sappia, io no. Io non posso farle calduccio. Invece no, vedi se Ruke riesce. Infatti. Vedrai Fizz, altro che questo niente. Tutti non sanno più, anche Connor non sa farlo, manco Marcus. Ah, tutti non sanno ridere. Cara, è troppo carina, sì, si dorme lì. Perché anch'io mi ero messo a dormire sulla sedia per guardarla, la vegliavo. Non pensavo che si potesse, infatti anche Saru lo sapeva. Ah, ok. Ma vieni! Mi hai sbloccato delle cose. Vedi questa, qui vedi l'albero. Madonna, quanta comincia, roba. Non è ancora niente, fidati. Porca troia. Però questa entra forse è la zona più ampia del gioco. Sali sull'auto, parli. Cioè la mappa è una delle più, forse la più... Cara, dorme accanto ad Alice. Qui ovviamente potevo restare nella casa abbandonata con l'androide instabile che magari mi stabbava nel sonno. Accendi un fuoco, prepari un letto. Parli con Alice, un fuoco. Prometti, non promettere. Prometto, non mantengo. Ma appartieni se ci tieni, prometti poi, ma tieni. Ti giuro un amore eterno.
Se non amore brucerà l'inferno. Ah, quindi l'androide non mi stabbava nel sonno, si no. Rimanevo lì. Ok, va bene. L'androide era buono. Ho capito, ma era tutto instabile, minaccioso, non cioè, è che mi buono è una parola grossa. Beh, dipende, magari ti stabbava. Sai, no, siamo tornati al giorno dopo. 3, 3, 4. Ma... Che è? Sono dato un 4. Ah, ok. No, dimmi adesso, tu, possiamo anche fare questa parte qua, no? Quanto dura? È un po' noiosetto. È Marcus? Dura un pochettino, è Marco. Ti ricordi che alla fine gli hanno sparato in faccia? Tu non ti sei posta minimamente il problema, a me quando è successo ho detto cazzo l'ho fatto morire. E ti ricordi dopo che... Sì, no, il poliziotto gli ha sparato in faccia, ma pensavo che l'avesse danneggiato e l'avesse portato in prigione, tipo, no, una prigione per andare. L'hanno buttato via. Ridotto con la brodo. Sono rotta. Sono rotta da rotto. È rot. È bello che hanno questa cosa, tutte queste cose che scimmiottano i cinque sensi e gli organi interni. Terminator. Eh sì, praticamente sì. Cheat Terminator. No, ma stiamo scherzando. Qua le cheat si sprecano. Devo strisciare nel fango per rinascere a nuova vita. Eh sì. Proprio così. Io. Una gamba. Che situazione archetipica, ragazzi. Mi sparate gli archetipi così, a frotte. Hai visto che non ha più uno degli occhi che a te piacciono tanto? Come ci fa a pensare? Sgancio. Un po' piccolina rispetto alla mia. Ma perché è lontana? Sembra più lui. Non sembra più lui? Sì, non è tutto rotto, non sembra più lui. Beh. Però puoi camminare. Però come gli batte il cuore? Batte il cuore. Che gioco fantastico. mi ha trasmesso un'informazione. Ma questo qua è Daniel? No. La faccia sembrava simile. Almeno non credo. Nell'ultimo fotogramma dove si è spento sembrava Daniel. Saru dice, questa io sono convinto sia Iapo. Ah, la voce, però non è Daniel. Infatti, cazzo, raga, no, qua le citazioni letterarie si sprecano. Cioè, proprio il viaggio attraverso gli inferi, attraverso il.
regno dei morti. Vita. E adesso deve trovare i pezzi che ti mancano. R2. Lo immaginavo. Unità ottica, regolatore, okay, della pompa e il processore audio. Ah no, in realtà no, perché non puoi analizzare. Funziono di merda, quindi... Eh sì, devi cercare andando a zonzo. Quindi vado a zonzo. Ecco, tipo da... Ingombatibolo. Incredibile. È vero, lo so che non ha l'ottica, me l'ho dimenticato, Saru, madonna. Tu lo sai a memoria, io no. Stai toccando le tette, sì. Porco. Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Viva però. Peso. Oh, ho trovato un occhio. X. Farmi fotografare nei bagni del Pineta. Pineta. Saru dice che è fiera perché non hai ucciso l'altra. Ma io sono merciful se la situazione me lo concede. Adesso pompa e audio. Adesso con R2 funziona, eh? Check this out. Bene. È stato bicromo. È ancora più figo. Poi, ok, qui c'è un'altra roba. Mi sa che la tizia di prima, sai? No? Lui vuole essere ucciso? Beh, se una vuole vivere, l'altro no. Ma non credo che tu possa usare il pezzo, tra l'altro. Non so se... Mi sa che l'hai solo ucciso. Perché lui ti ha chiesto di morire. Usare il pezzo? No. Ma cazzo. Beh, però lui voleva morire. Vabbè, ho fatto l'atto misericordioso. Lei è quella di prima, eh? Ah, è la tipa. Palle. Ma cerca. Anche perché... Processore audio, okay. Andiamo a prendere le orecchie. C'è una roba in teoria figa che... Mo ce sento!
Allora, Saru, aiutami perché non mi ricordo per quella cosa lì. Deve andare, mi pare che sia dritto qua a destra. Vai, vai dritta. Io vado là che non ho ancora guardato. Ok. Lì a destra, sì. No, allora vai a destra adesso. Forse è proprio lì dove c'è il cosino. Però controlla perché non so cosa sia. Il cosino giallo, puoi andare a vedere quella roba lì? Vado, vado. Intanto guardo qua. Ma non volevo che finissi di... se trovi il pezzo che manca... Ma... Ah, ok. Cos'è che hai scritto? Prova no, 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 no. L1. No, no, infatti. Ah, che figo, lì adesso, vicino all'auto a destra. Si sente, non è segnata. C'è una pompa qua. Ho paura che però se la prendi poi non puoi più fare quella roba lì. Vabbè, prendila. Non è una roba. Vediamo come scrive, ma non è quello. Vabbè, non è stesso, no, si finisce. Non è se mi arrampico. Prendi. Esatto, non ti devi arrampicare. Infatti. Ok. Dai, ce l'ho fatta, non sì, ammazzare sei la robottina. Certo. Ah, l'importante è che non ti arrampichi. Poi è una cazzatina, però è carina. Allora, dobbiamo cercare un'automobile, che io non ho visto perché sono stupido. Sali il pendio, no, non tra farlo. L'altro non è neanche sbloccato. In teoria dovrebbe potersi. Ah no, adesso è sbloccato. Allora, okay. Automobile... Quella è un'auto, quella là... no. Là? Questa? No, non è una macchina, no. Aspetta. Non c'è una macchina. Devi trovare un busto. No, non è una macchina. Era a destra. Ok, adesso vado, eh. Allora mi scrivevo vicino all'auto a destra. Lì c'è un'auto forse. Lì? Ok, qua. No, non è un'auto, ok. A destra dell'auto, qua. Prova a guardare. Dice che... Ecco, indaga. Ok. Poi ti spiego cos'è. Tanto lei è cara. È il sì, modello di è cara. Sì, è uguale a cara. E sentivi so che faceva Sakura Sakura? Uh-huh. Adesso vado a beccare Canta. Il trailer. Canta. Cos'è una ninna nanna? Aspetta, no. Vado a cercartelo su YouTube. Eccolo qua. Ah no, questa è una ossa. È una canzone famosa, no? No, non è tutto quello. È un trailer che è uscito. Ah, ok. Ah, dici il trailer, il pre-trailer di... Il trailer che l'ho visto, quello di Kara che viene disassemblata e lei prega di restare... No, non credo sia quello. Credo sia questo, quello in cui le dicono di parlare in tutte le lingue. Però questa mi sa che è la canzone, no? No, ancora qua. Aspetta, mettiamo trailer, allora. Sì, no, è quello là, che le chiedono, le fanno esprimere le sue funzionalità, esatto. Poi vedono che lei si sente viva, si sente... Questo video potrebbe essere inappropriato. Tentano di disassemblarla. Non me lo ricordo, io mi sa che non l'ho mai visto. Se non l'hai mai visto? Ma è questo? È molto bello. Questo qua? Credo. Sì, sì, è questo. Beh, allora se l'hai visto, è lei molto si bello. Mette a parlare in tutte le lingue, sì. Tra cui Sakura, Sakura. Le fanno, cioè, appunto, canta in giapponese e lei ah, si mette a cantare quella ah, canzone lì. Ok, vabbè, l'avevo rimossa ovviamente questa cosa, però... Ci sta, adesso andrò figo. Su Twitch e Sarumi avrà urlato dietro di tutti i colori, immagino. Non è mai... Ma lo hai nel video del gioco, nella sezione gallery? Ah, figurati. Dovresti averlo anche sul gioco del 2013, è un cortometraggio, ci si è... Ok, sì. Grazie, Saru. Lacrime nella pioggia.
Blade Runner, spostati. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Mega cheat! Combattimento in fiamme al largo dei bastioni d'Orione. E ho visto i raggi bimba allenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. Zan 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 zan. E mo che differenza c'è sta? E mo come lo distingue il robottino? Gli addominali meno scolpiti. Ma questo può essere un buon punto d'osservazione. O che non ha il pisello. Che ne sai tu che non c'è il pisello? Dai contorni sembra che non ci sia, però. Chi può dirlo? Chi può dirlo, è vero. Beh, d'altra parte non era la sua funzione. Lui era un androide badante, non era un androide scopatore. Androide scopatore! Minchia, adesso pure il mantello da figo, da supereroe. Contro la municipale. Flup. Non ce l'hai il pisello, conferma Saru. Saru, io lo so che tu hai un debole per questi androidi. Infatti nessuno, anche perché lui è un prototipo. Specialmente per uno che non disegni mai e non pubblichi mai. O Connor. Il dado Connor. Sarah Connor. Citazione Terminator, sì, altra citazione, citazionissima. Vabbè, io. Ok, farei raga, una pausetta. Ci nutriamo. Quanti spettatori abbiamo? Adesso soli due. Prima siamo arrivati a 7-8. Però. Tanti basi. Magniamo! Dopo magnato. Mi sa veloce. Secondo me intorno alle 10. No, tra la roba che arriva, la pappa. Secondo me ci riconnettiamo per le 10. Okay. Secondo me. Restate sintonizzati. Perché grazie. Andremo avanti tantissimo. Buona vi intratterremo anche... fino a notte fonda. Buona pappa anche a Saru. E a chiunque sia l'altro che sta seguendo. Se è Marta, a Marta. Esatto. Se no, a chiunque sia l'altro. A dopo. Ciao. Dov'è?